Signore e signori, buonasera, benvenuti a tutte e a tutti, benvenuti, bentornati a coloro che erano già qui questa mattina e benvenuti agli ospiti, a coloro che i visitatori del pomeriggio. Cominciamo la seconda parte della giornata con, lo sapete, una tavola rotonda. Vi do soltanto un'indicazione tecnica, cioè quando si parla non si può parlare senza microfono, altrimenti la traduzione simultanea non funziona. Per cui vi prego, quando parlate, di venire qui, oppure c'è il nostro tecnico che ha un microfono wireless e che quindi darà il microfono se qualcuno non si vuole spostare, distribuirà il microfono secondo il turno di parola. Quindi buon pomeriggio, buon lavoro e la parola forse al professor, dove sta il professor Marco? Niente, allora nessuno, al nostro amico che farà il moderatore. Benissimo. Vediamo un po' se... Bene. Forse è meglio qui, è sempre meglio da qui se possibile. Io voglio alzare, mi devo alzare. Sì, sì. Allora. Dimitri, prego. Grazie. Allora, cari amici, anche il mio ringraziamento per la vostra presenza, spero che sia interessante, anzi sicuramente sarà interessante. Cominciamo questa nostra tavola rotonda con l'introduzione della professoressa Irene Chirico, che invito a venire qui sul podio. Questo funziona? No, non funziona questo. Buonasera a tutti. Grazie, grazie. Saluto i partecipanti a questo incontro dantesco e ringrazio la dottoressa Anna Mondavio, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura d'Atene, per la sensibilità dimostrata nell'offrire ospitalità e accoglienza a questa nostra iniziativa. Un cordiale benvenuto e un ringraziamento alle colleghe, ai colleghi, le professoresse Rubini Timopulo, Franziska Meyer, Silvia Zoppi, i professori Alberto Casadei, Paolo Cesaretti, Angelo Romano e Ioannis Solkas, che hanno manifestato il loro interesse a partecipare a questa tavola rotonda, attrezzandosi ovviamente ad intervenire su tematiche relative al convegno internazionale Dante e la Grecia, che ha costituito il momento certamente importante, centrale, del più ampio e articolato omonimo progetto patrocinato e finanziato, come è stato detto, dal Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. E un personale ringraziamento all'amico e collega, professore Marco Galdi, che ha promosso in qualità di presidente della Società Filellenica Italiana il progetto Dante e la Grecia. Con Marco ho diviso e condiviso questa bella avventura culturale, o come lui ama dire, questa scommessa culturale. Dante e la Grecia costituisce senza dubbio un binomio che nella storia della cultura universale ha assunto multiformi significati, come d'altra parte questo convegno ha dimostrato con la varia valutazione e soprattutto con la evocazione dei giacimenti che la Grecia e Dante hanno sedimentato nella storia dell'età moderna e contemporanea. Sono significati multiformi. Multiformi quante sono le forme che la ricerca storica e la riflessione etica, estetica, politica sul nome e nel nome di Dante e sugli echi della grecità hanno offerto come costitutive della modernità, cioè come valore identitario di quel che siamo come umanità. Su questi significati che legano il nome di Dante alla grecità e il mondo moderno e contemporaneo greco a Dante, si è concentrata, ho piacere di ribadirlo, la riflessione critica degli studiosi che hanno preso parte ai ben 6 panel, dai 3-4 iniziali, ben 6 panel nei quali si è articolato l'intero convegno.
che la pandemia, in verità, drammaticamente intervenuta nelle nostre vite, ha sconvolto un po' del tutto e ha costretto a tenersi in parte in modalità telematica. Ora, la Grecità rappresenta senza dubbio per il sommo poeta un patrimonio di conoscenze, che però gli giunge mediato per diverse vie e talvolta limitato anche dalle oggettive difficoltà del fiorentino di poter seguire un percorso di studi regolare. Il suo rapporto con il mondo greco non è mai però di pedissequa imitazione, ma sempre interattivo, con la tensione continua all'appropriazione di quel mondo nell'ottica però di una sua rifondazione che accogliesse sincreticamente anche la cultura e la fede cristiana, in una mescidanza di livelli valoriali aventi per obiettivo la dignità e la libertà dell'uomo e di tutto il genere umano. Omero è per Dante il poeta sovrano, signor dell'altissimo canto, che sovra gli altri com'aquila vola. Atene è la villa onde ogni scienza disfavilla, e Atene e Sparta sono le città che fenno l'antiche leggi e furon sì civili. A loro va il merito di avere operato attraverso l'illuminata azione dei rispettivi legislatori, Solone e Licurgo, in vista della giustizia e della pace civile dei propri cittadini, modelli entrambe di forte sentimento patrio. Eppure la civiltà greca, quella classica in genere, non saranno sufficienti al poeta per il compimento del suo viaggio, per il suo itinerarium mentis in deum. Gliene renderà contezza Virgilio, esaurendo il proprio magistero, quando gli rivelerà di averlo accompagnato fin sulla vetta del purgatorio, ormai alle porte del paradiso, con ingegno e con arte, non più necessari però, dal momento che libero, dritto e sano è il suo arbitrio e la sua poesia potrà attingere ispirazione e sostanza poetica da Dio stesso. In effetti, il discrimen tra la cultura greca pagana e quella del poeta cristiano è appunto quella che passa tra arte umana e favilla divina, tra l'humanitas che la Grecia classica aveva pienamente conquistato nel superamento della feritas e la divinitas, verso la quale la poesia dantesca era intensamente proiettata, contenzione morale che includeva insieme la sua gloria poetica e la salvezza dell'uomo nel presente e nel futuro della storia. O somma luce, che tanto ti levi da concetti mortali alla mia mente, ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente. Ora, sebbene per più vie mediate, tuttavia, le fonti greche restano sostanza della cultura di Dante, per il loro valore e significato estetico ed etico soprattutto, sfuggendo o semplicemente non interessando al poeta la loro dimensione storica. La storia greca, in verità, al pari di altre, è esclusa dal disegno provvidenziale di Dio, nel quale trova giustificazione solo ed esclusivamente la storia di Roma. Il rapporto di Dante col mondo greco è, come ho detto, un rapporto dunque bidirezionale, nel senso che la poesia di Dante sarà a sua volta fonte di inesauribile ispirazione per poeti italiani e greci, le cui vicende storiche e personali indurranno a trarre dall'opera di Dante motivi ispiratori per la propria poesia. Insomma, questa in breve è stata la materia
specifica del nostro convegno internazionale, articolato in 6 panel, coordinati e guidati da altrettanti responsabili scientifici che si sono assunti l'onere di calibrare il tema generale sulle diverse declinazioni nelle quali esso si struttura. E dunque, come è stato detto, Dante e la scienza greca, il professore Davide Canfora, Dante e il mito greco, il professore Hierasimos Zoras, Dante e Bisanzio, il professore Paolo Cesaretti, Dante e la nascita delle identità nazionali, la professoressa Rosa Giulio, Dante nelle acque di Cipro, il professor Michalis Pieris e Dante nella letteratura moderna e contemporanea, la professoressa Crisa Damianaki, panel col quale stamane si è concluso il convegno Dante e la Grecia, egregiamente discutendo del contributo di Dante alla grande poesia greca moderna, da Cavafis a Kazantzakis, come dimostrato dalla relazione del professore Cristiano Luciani, che ha messo in luce i due diversi modi di ricezione della poesia di Dante, a Prevelakis, la cui poesia, come accertato dalla professoressa Crisa Damianaki, è in costante rapporto analogico con la poesia di Dante, la cui edizione tascabile della commedia Kazantzakis portava sempre con sé, come ci ha rivelato il contributo della direttrice del museo a lui dedicato a Creta, la Vassiliadi appunto, a testimonianza concreta dell'importanza della poesia dantesca per l'opera del poeta greco. Un'importanza, d'altra parte, confermata dalle traduzioni in greco della commedia, dall'Ottocento ad oggi, la cui storia è stata ripercorsa e discussa dal professore Euripide Garantuli. Si tratta di una riflessione critica sul rapporto tra il sommo poeta e la grecità, che si sviluppa ed iniziare dalle relazioni del primo dei panel di questo convegno, che ha indagato le fonti e l'utilizzo di Dante della scienza greca. Nella consapevolezza, però, che le competenze scientifiche del fiorentino muovono sì dal sapere greco, ma lo declinano secondo le esigenze della sua poesia, superandone gli approdi conoscitivi. Lo studio di Tateo, ad esempio, ha evidenziato, e università di Bari, ha evidenziato la centralità della conoscenza e dell'uso della geometria euclidea nella commedia, nella quale le forme geometriche rinviano alla conoscenza di profonde e ascose verità. La fisica aristotelica, invece, soccorre il poeta nella nozione di tempo, ad esempio, come ha argomentato la Elisa Tinelli, che ha dimostrato anche l'uso libero, originale e personale della retorica, e non solo di quella classica. Il superamento di quest'ultima, d'altra parte, Dante propone nel De Vulgari Eloquentia, come ha verificato il contributo di Riccardo Viel, riscrivendo anche la precettistica delle poetrie mediolatine, lungo un percorso che troverà concreta realizzazione proprio nella commedia. Ora, si tratta ancora una volta, però, di un'operazione di appropriazione con radicale adattamento alle nuove esigenze del suo peculiar modo di far poesia ed arte. È anche per questo che la riflessione condotta sul rapporto di Dante con la scienza greca mostra e dimostra, comunque, un sapere scientifico che integra in perfetta armonia le arti del trivio e quelle del quadrivio. Anche i miti greci, in conoscenza mediata dagli autori latini ovviamente, Virgilio ed Ovidio in testa, sono riadattati alle peculiari esigenze della poesia dantesca, oltre che alla cultura cristiana ovviamente. Così che il gruppo di contributi relativi a Dante e il mito greco si è contraddistinto per un suo carattere di feconda avventura culturale, teso a tracciare e rintracciare le modalità di riutilizzo e riscrittura dell'affascinante patrimonio di miti della grecità, in chiave metamorfica, analogica, antitetica, soprattutto nella commedia e nelle eglove dantesche, come
evidenziato nel contributo di Rubini Timopulo, che dall'esame di alcune occorrenze mitologiche presenti nelle Egloghe chiarisce come il mito sia utilizzato allegoricamente da Dante per sostenere le proprie idee nella polemica intorno all'uso del volgare, ad esempio. E ancora sul riuso, per dirla con Raimondi, del mito, sulle sue varianti e soprattutto sulle sue variazioni e nel passaggio, nelle sue variazioni nel passaggio ovviamente dal mondo greco a quello latino fino a Dante, si è occupata Maria Sgurido, che ha sottolineato la lettura antropocentrica di Dante nella reinterpretazione del mito che sarà accolta poi da Chaucer. Si tratta però di variazioni alle quali Dante stesso ha abituato i suoi lettori, dal momento che anche le muse diventano nella commedia sante, come ha evidenziato il contributo di Ioannis Solkas, nel quale si analizzano criticamente le tante invocazioni alle muse presenti soprattutto nella poesia omerica e poi in Dante. Anche la presenza delle sirene, che rappresentano il fascino sinistro della poesia, dimostra un impiego del mito non imitativo della tradizione, ma sempre adattato alle necessità della poesia dantesca. D'altra parte, anche il mito di Ulisse subisce nel fiorentino una profonda trasformazione, dando luogo a una libera e originale interpretazione, sulla quale si è soffermato il contributo proprio di Erasmos Zoras, che evidenzia come sia stato l'Ulisse di Dante a passare nella poesia sia italiana sia greca. Le fonti della Grecità classica, anche quelle della civiltà bizantina che della prima e proseguimento, sono dunque utilizzate e rifondate dal poeta attraverso un dialettico processo di selezione, imitazione, emulazione, in una continua sfida verso il superamento della esemplarità dei modelli. Il gruppo di studiosi che si è assunto l'onere di indagare il rapporto tra Dante e Bisanzio ha messo in evidenza la complessità di tale relazione. Paolo Cesaretti ha preso le mosse da una affascinante coincidenza che lega il sommo poeta alla storia dell'impero bizantino, rilevando che proprio nel momento in cui declina, tanto in Oriente quanto in Occidente, l'idea imperiale, il poeta elabora la propria utopia politica, la quale non prevede assolutamente un solo imperiale bizantino. Nessuna relazione, dunque, tra Dante e Bisanzio, se non fosse per la presenza nella commedia della centralissima figura di Giustiniano, oltre che quella di Costantino, ovviamente. E questo malgrado, come ha messo in evidenza Vespignani, la massiccia e determinante presenza delle città marinare italiane nei porti dallo Ionio all'Egeo. Eppure, che intorno alla figura di Giustiniano si concentrino gli interessi danteschi di bizantina ascendenza, lo ha testimoniato il contributo della Minguzzi, che argomenta le cause della scelta di Giustiniano come imperatore ideale, ripercorrendo nella figura anche il rapporto alla teoria e alla prassi ermetico-alchemica. È una linea effettivamente nuova di interpretazione. Se è vero che di bizantino c'è assai poco nella commedia, è pur vero però che Dante, terminando la propria esistenza nella più bizantina delle città italiane, Ravenna, certamente rimase influenzato dalla sua arte, che poteva ammirare in quella città dovunque volgesse lo sguardo. Degli influssi di quest'arte, soprattutto sull'ultima delle tre cantiche, ha indagato Laura Pasquini, soffermandosi soprattutto su quella poetica della luce che il poeta poté osservare plasticamente realizzata proprio negli splendidi mosaici ravennati. Ora si tratta, a leggere in profondo, di una poesia nella quale comincia a delinearsi un profilo dell'idea di nazione, un profilo identitario dell'Italia in particolare, sia pure nei suoi connotati soltanto linguistici e culturali, ben inteso, e non solo. E esso sarà, con l'affermarsi del mito di Dante, paradigma di riferimento nel percorso risorgimentale che condurrà alla nascita delle nazioni, anche di quella greca, della quale nel 2021, appunto, in concomitanza con le celebrazioni dantesche, ricorre la celebrazione del secondo centenario dell'inizio della guerra di indipendenza dall'impero ottomano, come è noto. È però alla lettura foscoliana, che va ascritto il merito
di avere emblematizzato Dante e Omero, metafore della identità e della coscienza nazionale nella lotta per la libertà, non solo d'Italia, ma anche della Grecia e di tutti i popoli della Terra, come ha spiegato il professore Alberto Granese, dimostrando come Dante e la Grecia si fondano subito e armonicamente nell'immaginario foscoliano e su una linea coerentemente ispirata anche Rino Caputo. Senza dubbio il Risorgimento trova in Dante il proprio poeta nazionale, come ha spiegato sul versante della storiografia letteraria Pasquale Sabatino, dimostrando come nella storia della letteratura italiana di De Sanctis Dante diventi guida preziosa per la formazione di comunità nazionali e civili per l'Italia come per la Grecia. Così che sembra, perlomeno a me sembra, continuamente operante una funzione Dante in ambito letterario e dunque in ambito civile e politico, forza motrice per la costituzione delle nazionalità, tanto italiana quanto greca, fino a quella greco-cipriota. In effetti anche in area cipriota le influenze dantesche si registrano in diversi poeti, come hanno illustrato alcuni tra gli interventi tenutisi a Cipro, appunto, concentrandosi i contributi della Launzi, di Piris, della Zaccagni, soprattutto sulle presenze dantesche nella letteratura greco-cipriota da Cavafis a Galatopoulos, allo stesso Piris, altri invece come quello della Mattioli e della Legatti, indagando in che misura la stessa poesia di Dante dovette ricevere per varie e diverse vie, per percorsi talvolta carsici, devo dire, echi della produzione poetica anche dei territori gravitanti sullo spazio di mare che circonda la bellissima isola di Cipro. Lo studio condotto sulle fonti greche e non solo dell'opera di Dante, senza dubbio ne ha rivelato la complessità, la molteplicità, la diversità, ma soprattutto ha rivelato in che misura, operando un personale riutilizzo della vasta e articolata tradizione letteraria, filosofica, teologica, scientifica, l'opera di Dante approdi ad un'etica della responsabilità. Ad un'etica della responsabilità muovendo però dalla profonda consapevolezza della fragilità e insieme della immensità dello spirito umano. Da qui il valore e il significato della commedia, esemplari sul piano etico, politico, estetico, destinati ad essere paradigmatici per le generazioni a venire fino ai nostri tempi e io spero anche oltre. Il gran numero dei contributi recati a questo convegno internazionale da studiosi di diversa formazione è ribadita conferma che Dante, nel poema al quale ha posto mano e cielo e terra, davvero realizza quella unità dei saperi che fu l'assillo culturale costante del grande fiorentino, che avvertiva profondamente d'essere testimone della nobiltà dell'uomo, nella costante tensione però a cogliere l'unità non soltanto delle scienze, ma l'unità dell'uomo stesso, dimidiato tra corpo ed anima, sospeso tra cielo e terra. Grazie. Ringraziamo la professoressa Quirico di questo appassionante viaggio lungo tutto il convegno e diamo la parola al professor Alberto Casadei dell'Università di Pisa. Grazie. Innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti agli organizzatori, al professor Galdi, alla professoressa Chirico e qui al
direttrice dell'istituto per questo bellissimo convegno odierno e per questa grande scommessa, appunto, come è stato detto. Io ho preparato un testo per stare nei tempi che c'erano stati indicati e per favorire anche la traduzione, e quindi non riuscirò a riprendere molti spunti che sono emersi stamattina. Segnalo solo che naturalmente su problemi molto ampi, la questione della lingua, come insegnare Dante oggi, eccetera, anch'io con il gruppo Dante dell'Associazione degli Italianisti ho portato in questo 2021 vari contributi che potrete trovare, se vorrete, nel sito dantenoi.it, da cui si possono ricavare molti spunti anche per continuare scommesse come questa, appunto perché sia sulla lingua sia sulla didattica occorre fare ormai riflessioni a 360 gradi e proporre anche soluzioni nuove, quindi è anche questo, mi sembra, uno degli stimoli che veniva già dagli incontri di stamani. Partirò anch'io dal primo tomo già edito, ma così ben sintetizzato dalla professoressa Chirico, quindi dirò alcune cose che sono state già dette, e poi mi concentrerò su questa creazione di un mito greco, che è la figura di Ulisse, appunto, in Dante. Dante e i Greci, un tema molte volte affrontato, di recente anche da Glenn Most e nel libro miscellaneo curato da Jan Diolkowski, ma che non finisce di risorvare sorprese. Complimenti quindi per questa bella serie di incontri e per il ricchissimo volume che è già proposto in questo centenario con la curatela di Irene Chirico e Marco Galdi. Nell'ambito di questo breve intervento non potrò soffermarmi su ciascun contributo, ma premetto che ho trovato già numerosi interessanti approfondimenti, come naturalmente anche stamattina, prima di tutto riguardo alla cultura materiale di Dante. La conoscenza di geometria, fisica, retorica, pur fruite attraverso sintesi e compendi, lo portava idealmente a riferirli alla migliore grecità, quella di una cultura guidata in primis dalla ragione. Da questo punto di vista esiste ovviamente una continuità di fondo tra civiltà pagane e cristianesimo, come dimostra l'eccellenza di Aristotele, ma anche quella di Platone, di Tolomeo, Galeno, eccetera, perché le virtù naturali non potevano essere disconosciute ai grandi antichi greci o romani che fossero. È vero però che, a parte quanto è accertato già in testi latini, Dante non cerca di conoscere dettagliatamente il mondo greco antico o quello moderno, cioè bizantino. Ne ha nozioni, tutto sommato generiche, sebbene possano essere segnalati contatti più o meno forti, soprattutto attraverso le vestigia ravennati. Ma anche in questo caso, come viene messo in luce nei contributi della sezione su Dante e Bisanzio, abbiamo a che fare con ricostruzioni orientate. Per esempio riguarda Giustiniano, che non poteva non essere il grande organizzatore di un diritto perenne, adatto all'impero antico e anche a quello auspicato nel primo 300, ma la cui figura, nelle conoscenze di Dante, probabilmente dipende per molti aspetti dalla mediazione del Tresor di Brunetto Latini. E che dire dei preconcetti, quelli che abbiamo anche tutti noi, facondia ingannevole, superbia, comportamenti immorali, che sembrano trasparire in alcuni testi danteschi come tipicamente greci? Ne teneva conto Dante, oltretutto sapendo che Dio aveva voluto affidare il compito di costruire l'impero non ai greci e in particolare al più potente fra loro, Alessandro Magno, bensì ai latini e a Roma, come viene chiaramente affermato nel Trattato sulla Monarchia, secondo 8. D'altra parte, quando nel canto quarto dell'Inferno si deve indicare il poeta sovrano, come è stato già ricordato, che comanda tutti i migliori, che sono peraltro gli stessi già nominati nel capitolo 25 della Vita Nova, edizione Barbi, Dante non ha dubbi. È Omero, per lui, quasi sconosciuto, a dover guidare la schiera dei latini, comprensiva di Virgilio, pur a sua volta eccellente. Forse potremmo usare questo esempio per riconoscere che nell'ottica di Dante non sempre esiste un progresso nelle arti. Tanto è vero che persino un suo maestro, quale Guido Guinizelli, nel 26esimo del Purgatorio,
deve riconoscere che miglior fabbro, abbiamo già citato questa espressione, è stato un poeta antecedente come Arnaud Daniel. Così Virgilio, maestro, autore, guida razionale, se non addirittura ragione tout court, almeno nei primi due canti del poema, è quanto di meglio ha prodotto la romanità. Eppure esisteva un greco a lui superiore. Con o senza progresso, comunque, dovrà arrivare un cristiano capace di scrivere un poema sacro, più elevato dei loro e soprattutto definitivo sul mondo ultraterreno. E qui cogliamo l'aspetto tendenzialmente emulativo nel rapporto di Dante con i maestri antichi. Altrettanto importante però il tentativo di creare una continuità di intenti profondi nella poesia, garantita non solo dalla mitologia greca, ripresa da quella latina e approdata con le muse e Apollo in bella evidenza, persino in un poema cristianissimo, bensì dal comune sentire che può condurre Dante a riscrivere, immedesimandosi almeno in Virgilio, ma idealmente nel mondo greco, due egloghe che, pur essendo contemporanee agli ultimi canti del Paradiso, spiccano per la loro laica osservanza dei confini stilistici, appunto, bucolici. Su tutto ciò ritornano anche i contributi del volume. Secondo Dante, la verità poetica si trasmette in molti modi ed è possibile che gli antichi autori ispirati intravedessero, pur non potendolo raggiungere, l'Eden cristiano. Quelli canticamente poetaro, l'età dell'oro e suo stato felice, forse in Parnaso esto loco sognaro, come da Purgatorio 28, 139, 141. Di qui allora la piena possibilità che anche Dante sia poi fonte di ispirazione per i moderni, dai maggiori autori del nostro Risorgimento, sino ai grandi greci e ciprioti, e oggi abbiamo sentito tanti altri stimoli e spunti. Tanti stimoli che vengono dagli interventi appunto del volume, e vorrei segnalare anche proprio per i futuri lettori italiani in particolare, le importanti rielaborazioni dantesche che sono state pensate da notevolissimi scrittori come Galatopoulos o Cavafis, e oggi abbiamo ascoltato anche tanto altro. Ma come dicevo, per una visione di insieme delle tante sfaccettature del rapporto fra Dante e la Grecia, o viceversa, tutti i capitoli del libro appena realizzato saranno fondamentali. Dal canto mio, per aggiungere un piccolo contributo, partirei sottolineando ulteriormente che in questo processo di rivisitazione complessiva del mondo greco-latino, in quanto accomunato dalla veridicità parziale della sua visione del mondo e della religione, un posto di spicco spetta a Ulisse, di cui Dante crea il suo mito. Ora, rispetto a qualunque tentativo di ritrovare gli antecedenti esatti seguiti da Dante, dobbiamo sempre considerare che egli riprende sì alcune caratteristiche dei personaggi che vuole rappresentare nel suo al di là, ma le usa e le distorce a suo piacimento e si arroga la libertà di enunciare la loro sorte, specie là dove era oscura o incerta, come avviene nel caso forse più clamoroso appunto di diffrazioni nei finali di un racconto precristiano, appunto la misteriosa morte di Ulisse. Per quale vie Dante è arrivato alla decisione di trattarla, dando compimento a una narrazione iniziata secoli prima di lui, appunto nella grecità e poi nella romanità? Innanzitutto, se prendiamo in esame il celeberrimo episodio da Inferno 26, 49 e seguenti, mettendo a fuoco la configurazione narrativa, quindi come è narrato, possiamo forse trovare un sentiero per superare la dicotomia interpretativa che è ormai invalsa nella critica. Da un lato sta chi considera Ulisse colpevole per alcune sue azioni pregresse, l'inganno del cavallo di Troia e il furto del Palladio, ma non per il suo ultimo viaggio oltre le colonne d'Ercole. Dall'altro si pone invece chi sostiene che anche quest'ultima azione sia stata all'insegna della tracotanza, appunto la hubris, e addirittura dell'inganno, attraverso l'orazione picciola rivolta ai compagni, che peraltro riprende un modello dell'Eneide, menzognera e falsa, come si addice a un consigliere fraudolento.
Ma queste componenti risultano di fatto potenzialmente attive in compresenza nel corso di una narrazione che, va sottolineato, propone le parole del protagonista senza nessun commento esplicito, quindi volutamente lasciate all'acume interpretativo del lettore. Narrativamente, l'Ulisse personaggio dantesco deve mantenere una sua dignità, perché si tratta sì di un peccatore, forse di un tracotante, ma non per questo privo di una tensione umana fondamentale, appunto perché di sicuro voluta da Dio, quella verso la conoscenza e insieme, aspetto talvolta sottovalutato, la virtù, con tutte le risonanze attribuibili all'equivalente in volgare della latina virtus. Il problema di fondo, intrinseco al racconto di un episodio inusitato, inventato apposta, eppure da leggersi come veridico, Dante inventa la storia di Ulisse ma vuole che sia quella vera, è quello di far comprendere al lettore perché questa tensione può risultare negativa nell'ottica finale dei destini ultraterreni. Sulla scorta dei segnali poi lasciati nel testo, per esempio in Purgatorio 1, 130, 132, Paradiso 27, 82, 83, Sicheo vedea di là da Gade il varco folle d'Ulisse, alla fine del Paradiso Dante torna ancora a parlare di Ulisse, si comprende che il viaggio di Dante va verso un esito positivo, mentre si deve leggere con distacco il folle agire di Ulisse, che quindi ha un valore di ammonimento esemplare, come ci viene poi implicitamente detto in Inferno 26, 19 e seguenti. Assieme a Dante il lettore vuole senz'altro conoscere la fine del tutto ignota di un grande eroe antico, ossia dove per lui perduto a morir gissi. E da questa narrazione così eccezionale si immagina già di poter ricavare notizie importanti nell'ambito del viaggio ultraterreno che sta compiendo l'Agens, il Dante personaggio. La situazione in cui si colloca l'avvio del discorso di Ulisse dipende soprattutto da un passo delle Metamorfosi ovidiane 14, 435 seguenti. E sulla base di questa notizia e di altri scolia, Dante poteva sapere che Ulisse era pervenuto in una zona remotissima dell'oceano. Sceglie di non farlo arrivare all'Eden, che in fondo era il suo implicito obiettivo, così come non poteva accettare che vi fosse arrivato Alessandro Magno. Eppure quest'ultimo, secondo le tante leggende circolanti nel XIII secolo, ecco ancora la Grecia medievalizzata, lo avrebbe invece raggiunto, ma nell'estremo oriente. L'obiettivo della Divina Commedia è proporre un racconto che superi quelli antichi, ecco perché Dante non prende Alessandro Magno, era già detto tutto di Alessandro Magno e invece lui si crea il suo Ulisse. In particolare già greci, che potevano presentare uomini privi della vera fede in grado di raggiungere l'autentico paradiso terrestre. Invece, nella sua economia narrativa, ciò è possibile solo da un cristiano, che necessariamente si purghi di tutti i suoi peccati per tornare alla purezza primigenia. Ma il fatto che questo sia stato tentato anche da uno dei più grandi eroi del mondo greco è fondamentale per la conferma di un'unità di fondo della natura umana, che in ogni caso Dio ha voluto tesa verso virtute e conoscenza, persino se chi agisce è in effetti peccatore. Dante dunque fa in modo che il lettore esperto colga segnali narrativi inequivocabili. Nel 26esimo canto dell'Inferno si completerà ogni racconto relativo all'eroe epico greco e sarà lui stesso, in quanto personaggio del super racconto dantesco, a rivelare il suo destino, almeno per quello che sarà in grado di esporre, perché appunto il livello ulteriore di comprensione del racconto è riservato al buon lettore cristiano del poema sacro. Va sottolineato, ancora di più di quanto non si faccia nei commenti, che l'azione finale del canto 26esimo dell'Inferno, voluta certamente da Dio ma misteriosa per il pagano Ulisse, è fra le più grandiose mai immaginate rispetto a tutta la letteratura precedente. Dalla terra ignota,
e notate che era ignota anche per il lettore che arrivava a questo punto nel 300, non sapeva niente ovviamente del purgatorio in mezzo all'oceano, sorge un turbo che travolge l'intera nave e la fa sprofondare con una sorta di punizione rituale tre volte prima dello sprofondamento, seguita da una catabasi che non lascia margine per aggiunte o prosecuzioni finché il mar fu sovra noi richiuso, l'ultimo verso del canto. Dante conosceva bene un finale quasi altrettanto grandioso, quello che riguardava lo sprofondamento di Anfiarao al termine del settimo libro della Tebaide. E l'epica e la tragedia greche filtrate da Stazio, ancora una volta verrebbe a dire, quindi ancora una volta una triangolazione importante. E questo finale risulta del tutto memorabile. E murare quel finale, ma sottolineando qui gli aspetti tragici del destino ultimo di un grande eroe, che però il Dio cristiano ha dovuto e voluto punire nella sua imperscrutabile giustizia, è una sfida narrativa degna di Dante. E infatti su questo finale poggia l'intera struttura del racconto. Il lettore può domandarsi se Ulisse ha ulteriormente ingannato nelle sue ultime parole, di sicuro comincia a comprendere, e se attento troverà poi conferma, che il viaggio oceanico era davvero folle, ma persino se ingenuo, qui trova uno dei finali più drammatici e alti che si è dato a riscontrare in un racconto cristiano. Va poi notato che in ambito cristiano una fine tragica dei singoli non dovrebbe darsi, perché o si è puri e quindi salvati, o si è peccatore e quindi dannati. Mentre invece Ulisse riceve da Dio stesso, ma il lettore lo capirà solo alla fine del primo canto del Purgatorio, un trattamento eccezionale, a suo modo adatto al destino di un grande eroe epico greco, proprio per la sua assolutezza e perentorietà. All'interno del racconto dantesco, lo sprofondamento finale è ben di più che una chiusa sorprendente. Non è in effetti spiegato perché Ulisse debba sprofondare, essendo stato spinto da un desiderio naturale di conoscere, che poteva essere considerato in prima istanza segno di magnanimità. Significativamente, molti commentatori trecenteschi giustificavano la scelta di Ulisse considerandola degna di un uomo dotato di virtù e ragione. Pure questo è un elemento rilevante della costruzione narrativa e soprattutto della chiusa di Inferno 26. Il lettore deve capire che l'eroe greco era punibile anche per quello che aveva osato fare alla fine della sua vita, ma la spiegazione non è offerta banalmente, né potrà essere acquisita se non seguendo con la massima attenzione lo sviluppo del viaggio del Dante agens, del Dante personaggio. Riassumendo e concludendo, i singoli aspetti dell'azione di Ulisse messi in rilievo sino alla decisione di varcare i confini posti da Ercole potevano prestarsi a una duplice valenza, come in generale nelle varie rappresentazioni antiche questo bifido eroe poteva essere colui che abbandonava i suoi congiunti e nel contempo colui che seguiva un desiderio assoluto, non però un desiderio datato dall'avidità come nel suo equivalente storico Alessandro Magno, bensì secondo quanto viene esposto nell'inferno per una spinta a conoscere incoercibile, perseguita senza tener conto dei rischi impliciti in ogni conoscenza, all'insegna della curiositas smodata, anziché della studiositas temperata. Dante ha ricondotto a pochi elementi essenziali la congerie di dettagli secondari che poteva ricavare dalla tradizione letteraria greco-latina su Ulisse. Non ha qui creato un personaggio dalle connotazioni allegoriche o di completamento figurare rispetto a quanto gli era noto, bensì una sorta di archetipo. Il suo Ulisse, il suo greco Ulisse ricreato, propone un paradigma fondamentale, non solo un'azione fra altre, e per questo potrà divenire, come è stato varie volte notato, un antimodello da evocare in tanti punti specifici. Grazie. Ringraziamo il professor Casadei e il momento del professor Paolo Cesaretti dell'Università di Bergamo.
Allora, buon pomeriggio, grazie. Mi scuso per non avere preparato un testo scritto, ma per agevolare il lavoro dei traduttori cercherò di parlare il più lentamente possibile. Siga, siga. Il mio discorso parte da questo libro, è certamente uno dei motivi di successo di questo convegno, è stato già detto stamattina, il fatto di essere già pronti con un primo volume di atti già oggi. E scorrendo questo volume, proprio da un punto di vista quantitativo, vedo che si tratta di un libro di 260 pagine circa, 50 delle quali, non me ne ero mai accorto, sono dedicate al tema Dante e Bisanzio, cioè al panel che ho coordinato. In particolare il tema Dante e Bisanzio, con le sue 50 pagine, è per estensione il secondo all'interno di questo volume. E la cosa è abbastanza stupefacente, perché Dante non era mai stato a Bisanzio. Dante non leggeva direttamente, ovviamente, greco e testi bizantini e, aspetto non trascurabile, Bisanzio, che pure aveva lasciato la sua orma in Italia per oltre mezzo millennio, dal VI all'XI secolo, all'epoca di Dante non c'era più, con le sue istituzioni, con il suo sistema amministrativo, fiscale, militare, eccetera. E però, nonostante questo, evidentemente il tema Dante e Bisanzio esiste, il tema Dante e Bisanzio chiede di essere interrogato, e come il libro stesso dimostra, c'è materia, c'è materiale per affrontare questo tema. Ora, io debbo ricordare che senza la mediazione bizantina un convegno come questo difficilmente sarebbe realizzabile, perché se noi leggiamo i testi i testi della Grecia antica, e non solo li leggiamo, ma abbiamo anche dei parametri ermeneutici e critici per leggerli, questo si deve alla formidabile attività, alla formidabile continuità della cultura bizantina, che non è stata una sorta, diciamo, di Corriere Espresso o di postino estremamente qualificato del mondo antico, che ha preso il blocco della cultura classica e l'ha portato a destinazione, no? All'Occidente del Rinascimento. Assolutamente no. Cioè, Bisanzio è stata il luogo culturale, anche il luogo fisico, ma soprattutto il luogo culturale, il luogo mentale, che ha consentito la germinazione, la continuità critica e intellettuale dei grandi conseguimenti della cultura greca classica. Quindi Dante e la Grecia, Dante e Bisanzio, e se possiamo parlare di Dante e la Grecia è perché questa Grecia ci arriva appunto anche e soprattutto attraverso Bisanzio. Ora, nel libro, che forse è stato di precipua importanza per la ricezione della cultura bizantina a livello internazionale nel XX secolo, cioè per la storia dell'impero bizantino di Georg Ostrogorsky, la cui prima versione è degli anni 30 del secolo scorso e che è stata continuamente rivisitata dall'autore nei decenni successivi, il segreto
del successo di Bisanzio è dato dall'interazione fra tre elementi principali, che sono l'elemento che potremmo definire statuale istituzionale, l'elemento culturale e l'elemento religioso. Questa tripartizione si deve a Karl Jakob Burckhardt, cioè era precedente ad Ostrogorsky, ma Ostrogorsky che la applica all'impero bizantino, no? Ma lui non si limita a considerare queste tre grandi categorie dello sviluppo storico, ma dà anche delle etichette specifiche e dice struttura statuale romana, religione cristiana, cultura greca, no? Non dice struttura statuale cristiana, cultura greca, eccetera, eccetera. Cioè questi tre elementi si incastrano esattamente in questo modo. E voi capite molto bene che la struttura statuale romana e la religione cristiana sono due punti fondamentali, non solo per l'esperienza storico-culturale bizantina, ma sono i punti chiave della riflessione dantesca, no? Cioè come stanno insieme imperium e sacerdotium, come stanno insieme il sole di un potere e la luna di un altro potere, o forse i due soli nella teoria di Dante. E quindi vediamo che i temi che la cultura bizantina ha ossessivamente sviluppato nel corso di quasi un millennio coincidono con i temi della riflessione dantesca. Quindi anche se non c'è una diretta esperienza, c'è una fortissima affinità nei quesiti sui quali ci si interroga, no? Nella prospettiva addirittura nella quale si osservano certi problemi. Le domande che Dante si pone sono in tanta parte le domande che la cultura bizantina si è posta. Oltre a questo, va detto che vi è una strana e sorprendente contiguità di Dante a Bisanzio. Vi è una contiguità nello spazio. Perché? Perché Dante passa gli ultimi anni della sua vita nella più bizantina tra le città italiane, cioè Ravenna. E vi è una singolare continuità nel tempo. Perché? Perché Dante nasce nel 1265 e l'impero bizantino torna dal suo esilio a Nicea, in Anatolia, torna a Costantinopoli nel 1261. Quindi Dante 1265, Bisanzio torna a Costantinopoli nel 1261. Nel mio saggio introduttivo, infatti, ho usato un'espressione che deriva dal cinema, un decennio, due destini, Costantinopoli 1261, Firenze 1265, no? Perché? Perché con il ritorno di Bisanzio a Costantinopoli, l'impero romano, torna nella sua sede naturale, in quella che era la sua sede naturale del Medioevo. E il più grande teorico, no? L'intellettuale che è stato il più grande teorico dell'ideale imperiale nel tardo Medioevo, cioè Dante, nasce nel 1265, quindi praticamente negli stessi anni. E quello che succede è sorprendente, cioè Dante porta al più elevato livello di elaborazione intellettuale l'ideale imperiale, nel momento stesso in cui l'ideale imperiale esplode su se stesso. Il punto più alto dell'irradiazione culturale dell'ideale imperiale nel Medioevo coincide con la debacle degli imperi, la debolezza dell'impero d'Occidente, lasciatemi dire del sedicente impero d'Occidente, e l'implosione dell'impero vero, dell'impero romano, dell'impero di Costantinopoli. Ragioni diverse, ovviamente.
cause diverse, ma un effetto comune, no? Cioè la fine dell'ideale imperiale. Quanto più l'ideale imperiale decade nella storicità dei fatti, no? Nella verità, nella datità dei fatti, tanto più l'aquila imperiale dantesca vola, e vola altissima nel sesto, cioè nel sesto canto del Paradiso, nel cielo di Mercurio, con questa figura idealizzata del Giustiniano dantesco, che ha ben poco a che vedere con il Giustiniano della storia vera, della storia che noi conosciamo attraverso i grandi storiografi di Bisanzio, ma che ha, come Procopio di Cesarea, come altri ancora, ma che ha moltissimo a che vedere con l'ideale imperiale romano elaborato da Dante, anche attraverso i suoi studi, anche attraverso la sua esperienza all'Università di Bologna, che era la sede storica del grande ripensamento giuridico del Corpus Iuris Civilis, che è appunto il grande lascito, il grande frutto dell'epoca giustinianea. Si potrebbe dire, e l'ha spiegato molto bene il professor Vespignani, che insegna a Ravenna, sede di Bologna, sede dell'Università di Bologna, a Ravenna, si potrebbe dire che Dante non ha una visione, come dire, diacronica dello sviluppo storico dell'esperienza bizantina, ma che è un'esperienza, come dire, centrata su dei momenti specifici, in modo particolare su Costantino e su Giustiniano, no? I due massimi momenti dell'incontro tra imperium e sacerdozium, tra romanitas e cristianesimo. Quindi non una visione organica del processo storico bizantino, ma la concentrazione su alcuni momenti staccati. È stato detto prima, e la ringrazio, da parte della professoressa Chirico, che il Giustiniano di Dante, come lo tratteggia la professoressa Minguzzi nel suo saggio, è un Giustiniano sorprendente, perché è un Giustiniano ermetico ed è un Giustiniano alchemico, cioè è visto attraverso il filtro della competenza astronomico-astrologica e ermetica che Dante aveva. Ma questa esperienza arrivava anch'essa attraverso tutta una serie di filtri dalla cultura bizantina, perché qual era stato il grande contenitore culturale di queste tradizioni? Era stato il neoplatonismo. E chi aveva tenuto vivo il neoplatonismo, nonostante tutto, nonostante la stessa condanna giustinianea dell'Accademia di Atene nel 529, ma l'aveva tenuto vivo in varietà di forme la cultura bizantina, attraverso il grande successo del Corpus Dionysianum, il corpus dello pseudo Dionigi l'Areopagita, che poi attraverso tutta una serie di itinerari culturali era stato approfondito in Occidente e che Dante aveva quindi conosciuto. Quindi aveva ancora una volta meditato e introiettato questo attraverso dei filtri, non attraverso un'esperienza diretta. Ma come si diceva appunto stamattina, le strade della cultura non necessariamente coincidono con quelle della storia. Ultimo intervento del panel è quello della professoressa Pasquini, anche lei bolognese ravennate, e lo godrete molto nel libro, perché il suo è un viaggio nei mosaici ravennati, i mosaici ravennati che hanno influito sull'immaginario dantesco, no? Quindi che cosa c'è dietro l'immaginazione? Che cosa c'è dietro il visibile parlare? No? C'è dietro un'esperienza visiva, e questa esperienza visiva nasceva a Dante anche dalla visione dei meravigliosi mosaici tardoantichi e proto-bizantini di Ravenna. Ci sono due punti, sempre in tema di parallelismi, affinità culturali, che vorrei sottolineare prima di chiudere questo intervento. Sono difficili da provare,
ma sono certamente degni di riflessione. Il primo riguarda il tema della luce. Il tema della luce è il tema forte della terza cantica, no? La cantica nella quale sparisce il tempo, sparisce il movimento, si vive in una sorta di eterno presente ed è la vista, in qualche modo l'unico senso che resta, tutti gli altri sono dispersi, si sono in qualche modo purificati, no? nel corso dell'ascesa. Ora, la mistica della luce del paradiso dantesco meriterebbe di essere messa a confronto con la mistica della luce dell'esicasmo bizantino. L'esicasmo bizantino non è coevo a Dante, è uno sviluppo successivo, ma i dati, gli elementi proprio costitutivi della visione dantesca e della mistica esicastica presentano numerosi punti di contatto che meriterebbero un'analisi approfondita. Tralascio il tema degli sviluppi diversi in tempi diversi che riguardano la crescita delle lingue volgari. Attenzione, Bisanzio sviluppa una letteratura di elevata qualità in lingua volgare prima che ciò accada in Italia, in Provenza. Lo sviluppa prima, ma non la impone, no? La cultura bizantina evidentemente non aveva una figura che fosse capace di inverare questo sviluppo linguistico allo stesso modo in cui è stato capace Dante nella cultura occidentale, nella cultura italiana, no? Cioè, gli strumenti c'erano, i materiali c'erano, anche a Bisanzio, ma non c'era quella sintesi che Dante riuscì a fare. Abbiamo menzionato più volte questa mattina Seferis. Seferis, in una pagina bellissima, scrive che per avere un poema che fosse capace di incontrare una sensibilità ampia, come fece Dante nel 300, si sarebbe dovuto aspettare l'Erotocritos molto tempo dopo la caduta di Bisanzio, aggiungo, no? Molto dopo il 1453. Concludo ricordando un altro aspetto, che è l'aspetto un po' trasgressivo di Dante. Ricordiamoci sempre che Dante è anche un uomo coraggioso nelle sue prese di posizione, non teme di infrangere le regole quando serve. E fra le regole che infrange c'è anche quella di assumere in paradiso delle figure che non sono cristiane, no? Lo sappiamo, c'è Traiano. In Purgatorio abbiamo Catone, non solo pagano ma anche suicida, eccetera. Beh, la cultura bizantina già prima aveva provato ad assumere delle figure pagane nel Regno dei Cieli. Il poeta Giovanni Mauropode aveva in modo particolare nell'XI secolo pregato Cristo di accogliere in cielo Platone e Plutarco, anche se non erano stati cristiani. No? Questo è un aspetto molto curioso, perché il tema di un paradiso molto inclusivo, anche al di là delle appartenenze e, come dire, delle ortodossie dogmatiche, è anche questo uno degli aspetti che ci fanno vedere aspetti comuni dell'elaborazione bizantina e dell'elaborazione dantesca in modi diversi e in tempi diversi. Resta comunque una storia di cui probabilmente questo capitoletto è solo l'inizio, e vi ringrazio davvero per questo. Grazie a tutti. Ringrazio veramente
di cuore il professor Cesaretti per l'appassionante intervento suo. Ci aggiungo un unico commento da giornalista superficiale ed ignorante, come tutti del mestiere, aggiungo che la perenne lotta della Chiesa bizantina, la Chiesa ortodossa, nel sostituire i nomi classici con i nomi cristiani, lotta perduta per sempre, come sappiamo. Do subito la parola alla professoressa Urbini Dimopoulou dell'Università di Atene. Buonasera a tutti, ringrazio la direttrice di cultura, dottoressa Montavio, la Società Filatelica Italiana, in particolar modo il professor Mario Galli per l'eccellente cooperazione durante tutto questo periodo di tempo, nonché i cari colleghi, il professore Erasmo Zoras, in particolar modo il professore Ioannis Tsolkas per l'invito rivoltomi, nonché l'incoraggiamento a me a partecipare. Mi sento piacere, nonché onore, parlare con eccellenti colleghi per quanto riguarda lo studio delle lingue. Cominciai ad occuparmi delle opere latine di Dante di recente in occasione delle celebrazioni. Sono riuscita a focalizzare sulle ecloghe sempre con il punto di vista di un latinista, ricercando il mito in questa composizione poetica di ispirazione virgiliana. Durante la propria maturità di Dante, il genere che il suo mentore e compagno di strada Virgilio seguì durante la sua produzione letteraria giovanile per difendere la propria scelta di scrivere in Vulgata la commedia, in modo apparentemente ossimorico, con la duplice scelta del genere letterario bucolico e del latino, sottolinea l'importanza del linguaggio humilis. Partendo dalla poesia bucolica latina, il pioniere della letteratura italiana mette in risalto la virtù dell'umiltà del volgare. Negli ultimi due anni della sua vita, Dante dal 1419 sino al 21, conversa poeticamente con Giovanni del Virgilio, professore presso lo Studium di Bologna, noto per le sue composizioni poetiche in latino. Del Virgilio, nella sua prima epistola ai versi, mette in discussione la devozione di Dante per la lingua quotidiana e lo sollecita alla scrittura di poesie in latino, con la promessa e l'invito, anche di un invito a Bologna per onorare la sua somma poesia. Dante risponde con la sua prima ecloga, sostegno della composizione poetica erudita in italiano, rifiutando l'invito del De Virgilio a motivo della speranza di ricevere in patria l'onore dell'incoronazione poetica. Del Virgilio insiste di nuovo il suo invito nel tentativo, con questa seconda convocazione, di persuadere l'Alighieri. La risposta di Dante resta negativa, è particolarmente tardiva, e la sua seconda ecloga, databile tra il 1320 e il 1321, il secondo Boccaccio, inviata a De Virgilio dal figlio di Dante, dopo la morte di queste, affermazione che ha sollecitato interrogativi su una paternità letteraria. Nei protagonisti delle ecloghe dantesche rivivono degli eroi come Titiros, e allora si identifica con Virgilio, Melibius, Mopsus. Riconosciamo Giovanni del Virgilio nella prima ecloga di Dante in un ideale ambiente bucolico. Attraverso immagini rappresentative della vita pastorale si sviluppa l'allegoria dell'invito sfida di Mopso del Virgilius a Dante, Titiro, con dialogo con mi soffermo ai dati mitologici più importanti, non si possono esaurire,
ho enfatizzato su quelle che dominano entrambe le ecloghe. Il primo riferimento mitico lo troviamo tra le parole iniziali della prima epistola, in versi scritta da De Virgilio a Dante, nella frase «O alma voce delle Pieridi», che si riferisce alle muse. Dante, con scelte linguistiche congruenti, accetta di trascrivere i canti ispirati dalle muse con lettere nere su pagine bianche, l'invocazione Pierides, assegnata dai poeti latini alle muse, spesso presente nelle ecloghe di Virgilio, è associata alla Pieria, regione della Tracia. Il culto delle muse, secondo la leggenda, fu istituito da padre di queste, Piero, nonno di Orfeo. Al verso 28, in una versione diversa della tradizione mitica, le muse si legano con le monti Eoni in Beozia, luogo di abitazione, in base alle parole di Virgilio, il quale già si presenta come primus clericus aonibus, aonidum. Un terzo monte mitico associato alle muse, sebbene non nominato da Dante, secondo nella menzione allegorica, all'ombra del sacro bosco, riferito al monte Parnaso. Lì, secondo la tradizione mitica, Apollo invitava le muse, mentre a Delfi vi era anche un loro santuario. Alle muse si riferisce anche la frase allegorica per le viscere plene di latte canoro, motivo abituale nelle opere di Dante, volgare, ma assente nella sua produzione in latino. Al Parnaso è anche associata la menzione finale alle muse come sorelle Castalie. Verso 53, laddove Dante si interroga sulla vergogna di Del Virgilio a motivo dell'uso del volgare nella commedia. Questa scelta linguistica ci porta al testo di Del Virgilio, il quale, con la frase «Rec pleme Castalia indigna vesta sororis», a fonte Castalia, originariamente dedicata ad Apollo e alle muse, largamente nota per la sua associazione con l'oracolo di Delfi. La musa l'unica che guida Mops è unica, indicata soltanto al verso 37 in un riferimento finale. I riferimenti mitologici della prima ecloga si chiudono con riferimento a questa altissima distinzione di Dafne, l'incoronazione poetica proposta a Bologna da De Virgilio, che si presenta come figlia di Pineos con frate Dafne, figlia di Pinio, si trasforma quindi all'omonica pianta per evitare l'afflatto erotico di Apollo. Il mito della sua trasformazione è citato da Ovidio, dato che da colore da loro costituisce da massima l'estinzione per i poeti fin dall'antichità. Nella seconda e più ampia ecloga, la cui composizione segue di almeno un anno quella della prima, Dante respinge di nuovo la proposta di Del Virgilio per una sua incoronazione a Bologna. Per lui esiste solamente Firenze, che non gli pone limiti. L'ambientazione bucolica questa volta è siciliana, i versi introduttivi da 1 a 6 sono la narrazione mitica più estesa contenuta nelle due ecloghe dantesche e definiscono la stagione, l'ora esatta in cui si svolge la vicenda, con il simbolismo della costellazione dell'Ariete e la presenza del carro del sole con i veloci cavalli alati che attraversa il cielo. La frase Veleribus Colchis fa riferimento al mito dell'ariete alato dal velo d'oro con l'aiuto di Giove, con cui Frisso e Dele volarono da Beozia a Colchide. Elle però annegò nel mare, cui diede il suo nome, le risponde Frisso, giunto a destinazione, sacrificò l'ariete a Giove, offrendone al re della Colchide la pelle, il famoso vello, che poi diede luogo anche alla spedizione degli Argonauti. Nel medesimo verso viene nominato anche
Eous, uno dei quattro velocissimi cavalli che trascinano il carro ardente del sole. Quest'ultimo, anche chiamato da Dante come Titano, in quanto discendente dei Titani, il percorso calante del carro del sole, che con il suo calore e splendore rimuove le tenebre e riscalda la terra, è rappresentato con illuminismo ai versi 3-8. In un ambito idilliaco all'ombra degli alberi, Alfesibeo discute con Titiro, esprime i dubbi sulla scelta di Bologna. Suo materiale domina l'identificazione di Bologna, dove Dante considera quantomeno poco amichevole con gli aridi sassi dei ciclopi, arida ciclopum, in memoria dell'Eniade di Dante. Prende le mosse dei riferimenti di Virgilio in merito al nativo Antro, cioè su Bologna, con lui. Qui presenta un altro luogo molto pericoloso. Si riscontrano altre versioni, Antrum Ciclopis è al verso 74. La correlazione della Sicilia con i ciclopi rafforza il carattere simbolico dei ripetuti riferimenti all'aridità e durezza, unito a Polifemo. Letture della persona ci conduce a Crucieri da Calpoli alla ricerca moderna, però non insiste sull'identificazione reale. Il posto occupato del ciclope da Polifemo nelle eclogie di Dante ha interessato la ricerca moderna, rappresa l'ambiente a lui ostile degli studiosi bolognesi. Collegato alla Sicilia è anche il mito ovidiano dell'amore non corrisposto di Polifemo con l'avidità del mare Galazia, la quale si arrende invece al giovane Achi, subito ucciso dalle rocce scagliate contro di lui dal ciclope. Nei versi di Dante, Alfesibio mette in evidenza il volto spaventoso di Polifemo con il ricordo di Galazia che guarda il cadavere di Achi. Col Polifemo sono collegati anche i versi seguenti, allusione al racconto esteso di Ovidio, è riferito e citato all'Eneade, è riuscito a sfuggire a Polifemo dopo essere stato abbandonato in Sicilia e poi salvato da Enea. La posizione di questa storia mediatante dopo l'estrema espressione di violenza di Polifemo, dopo nel mito di Acis e Galatea, è legato all'allontanamento di Dante dal piano di Virgilio, il poeta della commedia, con l'esempio mitico di Achemenides, prepara il suo rifiuto. A Ovidio rimanda anche un riferimento alla fuga delle muse da Pirineo. Il re di Aglide tenta di violentare le muse che a causa di una tempesta avevano trovato riparo nel suo palazzo reale, ma quest'ultime riescono a fuggire. Il re, cercando di seguirle nell'etere, muore. Le muse, nella seconda ecloga, si manifestano diversamente collegate a Mopso del Virgilio. Nelle varie versioni mitiche delle muse, sono già citate nella, si aggiunge un'altra versione, mentre loro stessi cercano di liberarsi da un amore invasivo che allude alla relazione tra Morso, Virgilio e le muse. L'ultima menzione mitologica è legata all'incoronazione di Dante proposta da Mopso e fa riferimento a Dafne, la quale anche qui, come nei relativi versi della prima ecloga, non viene nominata direttamente, ma è riconosciuta dal suo fogliame perpetuas festinate cernere frondes. Si osserva che la ricca tradizione mitologia classica presente, le suggestioni attinte dalla mitologia classica non si limitano
differenzia quantitativamente e qualitativamente per rafforzare i simbolismi, per la visione allegorica della composizione. In particolare nella prima ecloga i riferimenti mitologici sono sì limitati ma non casuali. Partono dalle parole di De Virgilio, mentre tutte riguardano alle varie volti delle muse, rivelando al tempo stesso i luoghi associati alle differenti tradizioni mitologiche, concludendo quindi con l'invocazione all'unica musa poetica al servizio della poesia erudita. Nella seconda ecloga, le muse compaiono solo una volta in una versione del mito che simboleggia la fuga. In questa seconda ecloga, il materiale del nostro interesse è più ricco ma più disordinato, ma il mito dei ciclopi, che occupa una posizione centrale, è un clima ostile a Dante. Nel caso delle muse e dei ciclopi, i ripetuti riferimenti cominciano con una pluralità di richiami per focalizzarsi poi su un'unica musa e il ciclope più noto, Polifemo. Per Dante la musa non facilita l'incoronazione, ma spinge un pericolo di un ambiente congelante dei ciclopi. Il ciclo di Bologna, il cerchio di Bolognesi, allontana lo scopo finale rappresentato nelle due ecloghe dallo spunto finale mitologico ad Daphne, simbolo dell'incoronazione e della premiazione poetica. L'immagine delle foglie proposte ad adornare la testa di Dante non è per caso l'ultimo riferimento ontologico delle due ecloghe. Quindi nella seconda ecloga questo riferimento si trova a tre versi dalla fine per dichiarare enfaticamente il centro tematico dell'opera. L'insieme del materiale, spesso nelle opere di Dante, arricchisce il testo poetico, è legato se non esclusivamente alle parole di Virgilio, riecheggiando le memorie dantesche di Virgilio e di Ovidio. Ciò non determina soltanto il carattere simbolico della composizione bucolica, ma attraverso un uso allegorico delle storie mitologiche contribuisce allo svolgimento della trama. L'uso dei paradigmi mitologici da parte di Dante è del tutto intenzionale, non per riaffermare la propria conoscenza dei classici, bensì per sottolineare le contraddizioni implicite nell'offerta di De Virgilio. La poesia bucolica e dantesca al modo virgiliano trasforma e offre simbolismi nuovi ai personaggi ovidiani, del metamorfo superando una concezione dei generi letterari a compartimenti stagni, così come la lingua latina è sottratta dal volgare e le ecloghe di stile umile secondo Servio difendono la scrittura della commedia. Allo stesso modo i paradigmi mitici mostrano la debolezza e l'imperfezione dei personaggi classici, lasciando spazio alla semplicità e all'essenza delle scelte dantesche. Gli eroi mitici prendono in proposito la voce di Dante per affermare e confermare le proprie scelte. Ringraziamo la professoressa Limopoulou, veramente molto interessante. E chiamiamo qui sul podio la professoressa Franziska Meyer dell'Università di Göttingen. Anch'io vorrei iniziare con i ringraziamenti destinazione di Marco Galdi, soprattutto, che è stato primo a invitarmi, e poi Irene Chirico, che ho conosciuta oggi, e poi anche la direttrice, grazie mille. Il punto di partenza del mio intervento è un paragrafo che mi ha stimolata leggendo il breve saluto di Marco Galdi negli atti. Il convegno quindi è nato da una scommessa culturale, questo termine l'abbiamo già sentito varie volte, che cioè, anche se notoriamente Dante Alighieri non conoscesse la lingua greca,
i suoi rapporti con la cultura ellenica, fondamento stesso dell'identità occidentale, dovessero comunque essere profondi e strutturati. È una frase molto interessante perché trasmette questo nostro bisogno profondo di radicare l'opera di Dante, un poeta, il poeta europeo, anche nella cultura ellenica e così facendo di basare il capolavoro della letteratura volgare stesa alla fine del Medioevo italiano sui due pilastri della nostra cultura occidentale. Leggendo poi gli articoli che seguono negli atti, ci si riscontrano infatti i grandi nomi della storia greca. Tuttavia, dagli articoli risulta anche che il rapporto con la Grecia è sempre mediato, non è mai diretto. Ed è proprio questo punto che mi pare significativo, non soltanto per ciò che riguarda Dante all'inizio del Trecento, ma anche per ciò che riguarda la nostra storia europea. È vero che il mondo greco era conosciuto soltanto da pochi e parzialmente fra i contemporanei del Medioevo. Più importante mi sembra che sia stato conosciuto soltanto, per così dire, in veste romana oppure per ciò che riguarda le scienze, in veste araba. In altre parole, il mondo greco sopravvive in quanto tale nella cultura romana e fa parte del patrimonio che l'impero romano lascia al Medioevo. Per rendere questa particolarità della cultura romana, Rémy Braque ha coniato il termine voie romaine, la via romana. Vale a dire, sebbene gli eserciti romani avessero sconfitto la Grecia, ciò non aveva diminuito la loro ammirazione per la cultura degli sconfitti. Invece di imporre la loro cultura romana sui paesi conquistati, quindi la Grecia antica, scelsero la cultura greca come modello e la importarono in Italia. Secondo Rémy Braque, i romani in ciò si distinsero dai greci e anche da tanti popoli dell'antico Oriente. Non si appropriarono la cultura degli altri fino al punto di farla dimenticare. Al contrario, accolsero la cultura greca rispettandola e mantenendola piuttosto come cultura greca e quindi straniera all'interno della Romanitas. Ed è questo comportamento dei romani, secondo Rémy Braque, si prosegue nel Medioevo, lasciando tracce molto forti nella nostra cultura europea. Ciò non toglie che gli organizzatori del convegno lo lamentano a giusto titolo, i romani abbiano anche serbato un certo disprezzo nei confronti dei greci, considerato come mentitori. L'Eneide di Virgilio ne è una prova che fa risalire il popolo romano dai troiani e non dai greci, perché i greci avevano soltanto potuto sconfiggere i troiani adoperando la frode. Tutto ciò è risaputo, ma mi preme rammentarlo per capire meglio come la cultura greca riemerga nella commedia di Dante e poi come Dante faccia un contributo notevole a questo aspetto fondamentale della costruzione dell'identità e della tradizione europea. E su questo sfondo mi pare affascinante riprendere il canto 26esimo dell'Inferno. Sappiamo che Dante raffigura il grande greco Ulisse in mezzo a una fiamma e sono consapevole del fatto che ci siano varie ragioni per le quali i consiglieri fraudolenti sono puniti in questa maniera e che inoltre ci siano intertesti neotestamentari che collegano la fiamma d'Ulisse con il miracolo di Pentecoste. Tuttavia, partendo dalla frase di Marco Galdi, mi pare seducente
chiedere se non si possa considerare l'invisibilità d'Ulisse, che stenta di pronunciare le parole del suo racconto, anche come una metafora per far comprendere questa impossibilità di raggiungere i greci per via diretta. Anche se Ulisse fa parte della mitologia pagana, a Dante preme raffigurarlo come straniero. Su questo sfondo, inoltre, anche il fatto che Ulisse parli in volgare potrebbe prendere un altro senso. È vero che Virgilio si pone come mediatore per far parlare l'errore superbo greco, ma il monologo d'Ulisse si svolge in volgare. So che la finzione del viaggio vuole questo strappo, ma se lo consideriamo sullo sfondo della Via Romana, descritta da Rémy Braque, mi pare interessante che Dante da un lato si decide di non far vedere la fisionomia del greco, ribadendo con ciò la sua inaccessibilità, e dall'altro lo fa invece parlare in volgare. A modo suo Dante quindi ribadisce in Ulisse lo straniero, il personaggio a cui si accede soltanto tramite i romani, ma al contempo reclama di essere in grado di farlo parlare e, ciò che conta ancora di più, di farlo svelare il segreto della sua morte in lingua volgare. Pur pagando tributo alla superiorità lontana dei greci, Dante si accinge a trasformare Ulisse in una figura moderna, in un suo alter ego. E questa trasformazione sembra avere un impatto notevole, visto che l'Ulisse di Dante può essere considerato come un precursore non soltanto dell'impresa ardita di Dante personaggio, ma anche di tanti viaggiatori europei che sarebbero andati oltre le colonne di Eracle per scoprire altri mondi. In altre parole, Dante raffigura la lontananza dei greci, che rimangono invisibili e sono conosciuti soltanto tramite la meditazione dei romani, ma al contempo toglie Ulisse dal mondo romano, cambiando il greco in un modello che Dante stesso e poi il Rinascimento avrebbe seguito. Se ora prendiamo il luogo comune di Dante come poeta in volgare che è finalmente in grado di porgere la mano ai poeti latini e quindi di alzare la letteratura volgare europea al livello alto dell'antichità, mi chiedo se l'entrata in scena del greco Ulisse non possa essere considerata come una metafora in cui Dante anticipa il recupero imminente dell'antichità greca da parte degli umanisti italiani. Vengo ora a un secondo aspetto. Ho letto con molto piacere e grandissimo interesse gli articoli dell'ultima sezione degli atti dedicati alla ricezione dantesca da parte dei poeti ciprioti, e oggi ho sentito tante cose su Kazantzakis e altri, quindi ho imparato ancora di più. Ciò che vorrei fare in questo mio intervento è contestualizzare questa ricezione cipriota che ho letta negli atti. Sono rimasta stupita di trovare qualche analogia fra la ricezione cipriota e quella che si può rintracciare in altri paesi che stanno ai margini geografici dell'Europa, come l'Irlanda, oppure ai margini degli ex imperi europei come la Caraibi, ovvero l'India, ovvero la Cina. È interessante vedere che Dante si imponga in contesti nazionali e culturali molto diversi come autorità nel campo della riflessione sul rapporto fra lingua scritta e parlata. Nel corso dell'Otto e del Novecento il suo trattato De vulgari eloquentia venne
recuperato da intellettuali e poeti che, malgrado tutte le differenze profonde, condividono il fatto di vivere una specie di diglossia e il desiderio di affermare la loro lingua parlata come lingua letteraria. Quanto alla Grecia, i poeti ciprioti sembrano aver letto il trattato dantesco stesso. In Cina, invece, un intellettuale e promotore del rinnovamento della cultura e lingua cinese aveva soltanto accesso a riassunti del trattato in libri inglesi dedicati al Rinascimento italiano all'inizio del Novecento. Da questi riassunti concluse che Dante abbia voluto abolire la lingua latina. Dopo il suo rientro in Cina, egli si riferì al grande poeta italiano come autorità indiscussa per promuovere l'abolizione del cinese classico, il mandarino, e per introdurre il cinese parlato, che era comprensibile alla maggior parte della popolazione cinese. Poi in Irlanda oppure nelle Caraibi, il trattato di Dante servì da modello per cambiare l'atteggiamento nei confronti della lingua parlata, che per lungo tempo non poteva essere utilizzata come lingua letteraria. Ai margini dell'Europa, in Grecia e in Irlanda, come nei paesi marcati dalla politica culturale europea per via del colonialismo oppure dell'imperialismo, il poeta Dante canonizzato fornisce quindi le armi per combattere una cultura e soprattutto una lingua regnante che non era più in grado di riflettere la realtà sociale e culturale dei loro paesi. Un altro aspetto che mi pare accomunare il caso della Cipria ad altri paesi come l'India e la Cina, l'Irlanda, è il fatto di affidarsi a Dante come una specie di guida per effettuare un risorgimento nazionale che mira a una riunificazione del paese e alla riconquista della libertà politica. Mi pare che sia meno il Dante storico medievale che il Dante tale quale il Risorgimento italiano l'aveva modellato e quindi trasmesso a altri paesi. Nel caso della Cina, comunque, questa trasformazione risorgimentale del poeta è ovvia. Basta leggere un melodramma cinese dell'intellettuale Liang Qishao per rendersi conto in quale misura era la storia del Risorgimento italiano a incoraggiare gli intellettuali e scrittori in altri paesi nella lotta politica e ciò che nel nostro contesto conta ancora di più, per vedere in quale misura Dante viene importato in altri paesi sulle spalle del Risorgimento. Liang Qishao si identificò a Dante, che nel prologo del suo melodramma, d'altronde mai rappresentato, e che si chiama La Nuova Roma, questo Dante si rende in Cina per osservare il lavoro di un giovane scrittore cinese, alias Liang Qishao, che ambisce a rinnovare il suo paese, la Cina, all'inizio del Novecento. Visto che l'Italia non lo doveva più preoccupare, Dante, ora libero, cerca altre scene politiche in cui si svolgono vicende politiche simili e possiamo anche andare in Africa per vedere lo stesso Dante risorgimentale. È vero che rispetto ai primi cinesi che conoscevano innanzitutto la figura di Dante, i poeti ciprioti presentati negli atti hanno una conoscenza molto più approfondita dell'opera del poeta, se non mi sbaglio. Malgrado ciò, mi pare comunque che in entrambi i casi riscontriamo lo stesso quesito, perché l'immagine di Dante è fortemente marcata dall'impatto che il Risorgimento ebbe su Dante.
Tuttavia, in Cipro, come negli altri paesi appena nominati, la ricezione di Dante non si fermò lì, alla funzione politica linguistica che Dante svolse si aggiunge l'interesse per temi e personaggi specifici e anche per lo stile della sua poesia. E fra questi spicca l'interesse per la figura di Ulisse, un altro elemento che accomuna i poeti provenienti da paesi molto diversi collocati ai margini del centro europeo. Per riprendere il filone della contestualizzazione, un altro punto interessante è il ruolo che Dante ha nella ripresa della scrittura di epopee moderne. Dopo aver letto l'articolo sul canto universale di Galatopoulos, mi è venuto in mente il poema Omero di Derek Walcott. Omeros è una esplorazione dell'identità degli abitanti delle Caraibi e più precisamente una riflessione sulla perdita della loro origine africana, ovvero l'impatto straziante della colonizzazione. Anche se il titolo Omeros rammenta il poeta greco Omero, Walcott realizza una fusione stupefacente dell'Ulisse omerico con l'Ulisse dantesco. Contrariamente all'Ulisse di Dante, i suoi eredi moderni non sono più ansiosi di andare oltre, di guardare nel futuro. La destinazione del loro viaggio è il passato che devono ritrovare o semplicemente trovare, come il caso degli ex schiavi africani. Il poeta alessandrino Costantino Scavafis si annovera fra i poeti neogreci che non hanno smesso di esplorare i viaggi di Ulisse, riprendendo la versione dantesca, che anche se Cavafis nel suo poema Itaca non esclude il ritorno. L'importanza sta comunque nel viaggiare e mi pare significativo che Cavafis, in una prosa sulla esperienza dello scrivere, utilizzi anche egli le metafore marittime come Dante l'aveva fatto, dispiegando Ulisse come un modello pure per il suo lavoro di scrittura della commedia. Concludo con una postilla, una poesia di cui abbiamo parlato stamattina, di Cavafis, mi è sembrato invece molto singolare all'interno del panorama della ricezione moderna di Dante, fin dal titolo che feci il gran rifiuto. Cavafis segnala il punto in cui si discosta da Dante, toglie l'espressione per viltade in cui Dante aveva sintetizzato tutto il suo disprezzo per il personaggio, forse Papa Celestino V. Tolta questa espressione rimane l'aggettivo gran rifiuto, che enfatizza il sostantivo rifiuto mettendolo in una nuova luce. La poesia di Cavafis non è molto drammatica, neppure patetica, anzi introvertita, ironica, rende giustizia alla sincerità delle persone che decidono di rifiutare perché non si sentono essere all'altezza dell'impegno. Mentre Dante, malgrado il suo orrore per le guerre fratricide, non sopporta persone che non vogliono impegnarsi, Cavafis scopre il fascino di quelle che rimangono fedeli alla loro decisione di ribellarsi senza ribellare, per riprendere una formula di Marguerite Yourcenar. Come nel caso della figura di Bellacqua, la cui straordinaria espressività Samuel Beckett coprì, Cavafis rende giustizia a Celestino, trasformandolo in una specie di Bartleby, ci ho pensato anch'io, con cui egli si identifica. Dante e la Grecia aprono quindi
prospettive sia sull'eredità greca alla fine del Medioevo, sia sulla ricezione di Dante nella modernità da parte di poeti che stanno ai margini e riescono, come all'epoca Dante, a raggiungere il centro della letteratura mondiale, la Weltliteratur. Grazie. Ringraziamo la professoressa Meyer, veramente appassionante tutto questo, questa tavola rotonda, francamente, spero che anche voi siate d'accordo con me. Invitiamo al podio il professor Angelo Romano dell'Università del Salento. Salve. Sì, io dopo lo straordinario affondo di questa mattina dedicato alla letteratura neoellenica voglio riportare Dante in Italia, se me lo permettete. E in particolare desidererei occuparmi del mito di Dante nel Risorgimento italiano. Vorrei soffermarmi su alcuni aspetti del dantismo risorgimentale italiano e più in generale sulla nascita del mito di Dante nell'Ottocento, prendendo proprio spunto dal saggio del professor Rino Caputo, che cita e discute la Basvigliana del 1793 di Vincenzo Monti nella sezione dedicata a Dante e la nascita dell'identità nazionale nel primo volume degli atti di questo convegno. Vorrei tentare di spiegare la straordinaria fortuna goduta da Dante Alighieri per tutto l'Ottocento e in particolare durante il nostro Risorgimento. Se ne è parlato anche molto nel 2011 in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, 1861-2011. Un successo, quello di Dante, anche editoriale, ci furono molte ristampe ed edizioni della Divina Commedia, che si potrebbe ricondurre, come è stato da altri affermato, alla diversità delle condizioni generali che influenzarono lo sviluppo dei miti patriottici prima e dopo la fondazione dello Stato unitario, e che proprio per tale motivo rende particolarmente interessante lo studio di un simbolo nazionale lungo tutto il corso del secolo XIX. Un simbolo che conciliò insieme aspirazioni cattoliche liberali e irredentiste, almeno per i territori ancora occupati dall'Austria dopo il 1861, sotto un'unica importante immagine, quella di Dante, padre della lingua e della civiltà italiana. E ciò spiega come dall'epoca della Rivoluzione francese per tutto l'Ottocento e ancora oltre, si pensi al ruolo avuto e che ha ancora oggi la società dantesca italiana, fondata a Firenze nel 1888, Dante sia stato utilizzato dalle élite sociali italiane come figura di proiezione dei propri ideali politici, da Carlo Troia fino a Cesare Contù, non senza menzionare Ugo Foscolo, Gabriele Rossetti, Cesare Balbo, Giuseppe Mazzini. L'origine della ripresa del mito di Dante viene fatta risalire dagli studiosi all'ondata rivoluzionaria che investì l'Italia tra il 1796 e il 1797, quando la letteratura si avvolge di un manto civile e nazionale, sebbene i prodromi della rinascita del modello dantesco si possano individuare prima di quegli anni, essendo già ampiamente presenti nel Settecento e in maniera sparsa e discontinua nei secoli precedenti. Il secolo XVIII, sulla scia della rivoluzione del Vico, e nonostante l'imperversare della scialba lirica metastasiana, accosta il mito di Dante al culto di Omero. Ma all'affermazione di Dante sbarrano la strada le lettere virgiliane di Bettinelli del 1758, la vigorosa tragedia alfieriana, la vetusta tradizione poetica italiana che annoverava, oltre a Dante, l'antico, soprattutto Petrarca, l'Ariosto e il Tasso. Insomma, un quadrilunvirato poetico, come ben lo definisce Dionisotti, al quale presto si sostituirà il principato dantesco, sulla scia del nuovo gusto poetico che tende ad affermarsi, animato da forti propositi riformatori, alla ricerca di un linguaggio poetico che rispondesse alle esigenze di una letteratura che si confrontava ormai con i grandi problemi civili e libertari.
Dante si affaccia prepotentemente sulla confusa scena letteraria del Settecento nel poemetto di un affermato poeta romagnolo che imprime una vigorosa sterzata all'incerta rotta percorsa dalla letteratura italiana di quegli anni. Indirizzandosi verso il magistero linguistico di Dante, per comporre uno degli esempi più noti della poesia antifrancese. Alludo a Vincenzo Monti e alla sua Basvigliana del 1793. Ed è proprio a Monti che si deve la genesi del mito risorgimentale dell'Alighieri. Infatti il culto rivoluzionario di Dante è cominciato proprio a Ravenna, il 3 gennaio del 1798, per opera di Monti, allora commissario della Repubblica Cisalpina, e di un illustre ravennate, Paolo Costa. Quando a Dante fu concessa da Ravenna la cittadinanza onoraria, nel capoluogo romagnolo si celebrò l'avvenimento con una solenne cerimonia, alla quale presero parte Luigi Oliva, che portava il saluto ufficiale della Repubblica Cisalpina, il Monti, anch'egli incaricato dalla Cisalpina di illustrare però la vicenda umana e l'importanza letteraria dell'opera di Dante, il Costa, che regò invece il benvenuto della città. Monti proferì da par suo una vincente orazione che per i molteplici spunti esibiti conviene almeno leggere nelle sue battute iniziali e nel polemico personale congedo, dove il poeta delle Alfonsine giustifica e spiega il suo passaggio nello schieramento francese. L'orazione fu pronunciata nella sede dell'Accademia di Ravenna. Io leggerò alcuni passi. Naturalmente voi potrete notare lo stile reboante e retorico di Monti. Cittadini, che mi avete voi addossato? Che vi ho io promesso? Un antico ingegno rinomatissimo viene oggi a ricevere nel vostro seno il prezioso titolo del vostro cittadino. Le sue alte virtù, le sue dolorose disavventure e le sacre sue ceneri che qui dormono da ormai 5 secoli gliene acquistano tutto il diritto. Ogni cuore ne palpita per la gioia e il nome di Dante Alighieri suona nel libro e nell'animo di questo popolo. Le sue ossa si scuotono tumultuando al grido di giubilo che le risveglia. E voi comandate a me di parlarvi di lui. Voi mi invitate a tesservi le sue lodi. Cittadini, dov'è la lingua presuntuosa che preferir possa questo gran nome senza timore di profanarlo? Se gentilezza di animo può nulla sul vostro cuore, ritirate, ve ne scongiuro, il vostro comando. Scegliete altrove il lodatore di Dante, o piuttosto non ne scegliete veruno, perché né Dante né il sole han punto bisogno di panegirico. E poi conclude polemicamente: d'ospite vostro egli è divenuto vostro fratello, voi palpitate di tenerezza ed egli si agita per ringraziarvi. Un solo rammarico è venuto a turbare la dolcezza di questa gioia. L'ombra di Dante ne sussurra la cagione al mio orecchio. Ascoltatela, cittadini. Un'anima quanto bassa altrettanto maligna ha mosso dubbio nel popolo se Dante meritar possa gli onori repubblicani, avendo egli scritto un miserabile e sconosciuto trattato sui diritti della monarchia. Cittadini, Virgilio ha fatta nei suoi poemi la perpetua apoteosi del primo tiranno di Roma, e Virgilio, nel passato vendemmiatore, tra il 22 settembre e il 21 ottobre, ha veduto concorrere in manto a tutta la Cisalpina a celebrarne la festa. Le bandiere repubblicane si sono abbassate dinanzi alla modesta sua tomba e ognuno si è dimenticato delle sue adulazioni per onorarne i talenti. Si è perdonato a Virgilio e non si perdonerà alla Alighieri, si è festeggiata nella Repubblica la memoria del favorito di Augusto e si insulterà quella di un infelice che fu il flagello dei despoti? Assolvete dunque la Alighieri come avete assolto Marone e private me pure del sacro titolo di cittadino. Anch'io, voi lo sapete, anch'io son reo dei medesimi loro delitti. Anch'io nel secolo della romana tirannide, per campar la vita, ho oltraggiata in un momento di vertigine e di terrore la libertà. Sciolto dalle catene, ho espiato, è vero, il mio fallo.
ho ripreso la penna che prima della grande rivoluzione descritte aveva nella scena le scelleratezze dei re. Ho mostrato a tutti palesemente il mio schietto ed antico cuore repubblicano. E tutte le anime virtuose e sensibili hanno onorato di lacrime e di perdono il doloroso racconto di mie disavventure. Tutta volta o cessi l'accusa contro lo scrittore dei diritti della monarchia o proscrivete insieme l'autore della cantica Basvigliana. La lettera che lo stesso Monti spedì a Francesco Salvi il 18 giugno del 1797, una lettera di abbiura dei sentimenti esposti nella Basvigliana, come afferma Francesco Bertoldi, benemerito editore dell'epistolario montiano, ma dove si fa esplicito riferimento allo stile dantesco che aveva informato la cantica montiana. Quel linguaggio al quale allude chiaramente il Salfi in un passaggio della conciliante risposta al poeta romagnolo del 23 agosto del 1797. Dice Salfi: «Rilevo che il vostro dantesco stile non era degno di quelle sacre coglionerie che a giudizio infallibile del Papa meritavano, piuttosto quello del Metastasio. Dante aveva creato una lingua per gli uomini liberi, era serbato a Metastasio di adattarne un'altra per gli schiavi e per i cortigiani». In verità, all'arte di Metastasio ricorse anche Monti. Grazie. Grazie al professor Romano. Chiamo a parlare al professor Ioannis Tsolkas dell'Università di Atene. Buonasera a tutti e a tutte. È un vero piacere profondo, grande, che mi trovo in quest'aula di nuovo, quasi dopo 2 anni. L'ultima volta è il nostro destino comune, forse, Dimitris, è per la presentazione del libro di Alessandro Masi, segretario generale della società Dante Alighieri. Quindi l'ultimo evento qui, in questa aula, era della società Dante Alighieri. Se non era l'ultimo, era uno degli ultimi. Degli ultimi, sì. Io vorrei prima di tutto esprimere i miei ringraziamenti al caro presidente della società filellenica, professor Marco Gardi, di questa ottima collaborazione di tutti questi anni, iniziatore, ispiratore e promotore del progetto Dante e la Grecia, perché il nostro motivo, la nostra causa è di questa presentazione, anche oggi, il volume e tutto questo è Dante e la Grecia. Dopo anche un ringraziamenti particolari al collega professoressa Irena Chirico del lavoro che ha fatto di tutti questi mesi. Durante questo anche ultimo periodo vorrei ringraziare la dottoressa professoressa Mondavio, direttrice dell'Istituto Italiano, della collaborazione, ottima collaborazione in questi ultimi 3 anni.
Durante il periodo natalizio del 2019 avevamo programmato di incontrarci presso la sede della società Dante Alighieri. Marco Galdi, Giuseppe De Luca, Enzo Terzi, Christos Papavassiliou per discutere un progetto sulla Grecia e Dante, al fine di presentarlo al Comitato Nazionale Italiano presso il Ministero della Cultura. Il tema di quel giorno era Dante e la Grecia e il Cipro. L'incontro è stato fissato per domenica mattina. Ricordo che soffrivo di un terribile mal di denti che mi aveva tenuto sveglio tutta la notte. Sarei dovuto andare dal mio amico dentista che avrebbe aperto lo studio dentistico solo per me la domenica, ma ho preferito andare prima alla riunione mentre stavo soffrendo. Penso che quella dente odinia, per fare un gioco come giocoliere, che offre dopo anche Dante Odinia domenicale, abbia dato vita a un risultato eccellente che è stato presentato oggi e sarà presentato anche nel secondo volume dopo questo primo volume speciale su Dante e la Grecia con ottimi articoli scientifici. Per quanto riguarda il mito e Dante, il gruppo che ha affrontato a sviluppare questo argomento, diretto dal professor Gerasimo Zoras, sfortunatamente oggi si trova a Palermo, perché la sede universitaria della filologia neogreca compie 50 anni, per questo si trova a Palermo, è stato composto da colleghi dell'Università Capodistriaca di Atene, la professoressa Maria Sguridu, la professoressa assistente Rubini Dimopoulou e me. Si può dire che Atene è il luogo adatto per lo svolgimento di un panel riportante come argomento la mitologia e il suo rapporto con l'opera di Dante. Questa città, dove la mitologia si è sviluppata per eccellenza, non può prescindere appunto dalla coscienza comune della mitologia classica e perciò io sono convinto che non ci sarebbe un posto più opportuno in cui si potrebbe svolgere un evento di questo genere se non la città di Atene. D'altronde Atene e la mitologia antica vengono con esse in un intaglio elaborato nei versi di Salvatore Quasimodo, uno dei miei preferiti. Con la mediazione del Partenone e di una civetta, altro simbolo significativo dell'antichità, nel componimento del poeta Di notte sull'Acropoli, che inizia con queste parole: una notte ad Atene, nel Mar Bianco, dell'Acropoli la civetta disse Atena. I rapporti fra Dante e il mondo classico, ed anche quelli in particolare con il mito greco, soprattutto attraverso la mediazione di Ovidio, sono stati ampiamente indagati. Fra gli altri studi, basti al riguardo citare il volume Dante, mito e poesia, atti del secondo seminario dantesco internazionale, a cura di Michelangelo Piccone e Tatiana Crivelli, Firenze 1999. La stessa missione dantesca è paragonata nello studio introduttivo di questo convegno, Piccone, Dante e i miti, a quella di eroi mitologici quali Ulisse, Giasone o Piramo, in quanto Dante si presenta come colui che porta a componimento e fruizione l'avventura amorosa e conoscitiva che l'eroe mitologico aveva iniziato e nel corso della quale era anche talvolta miseramente perito. Non è però nostro compito in questo convegno internazionale dedicato a Dante e alla Grecia ripercorrere in modo analitico il ruolo del mito in Dante. La funzione di moralizzazione, di velare la verità, consentendole di manifestarsi, di facilitare una lettura figurale nell'interpretazione dei testi
sacri. Al panel, Dante e il mito greco, composto, come ho detto, da colleghi dell'Università Capodistriaca di Atene, spetta solo di proporre alcune figure emblematiche nella mitologia greca, per consentire di cogliere come aprendo uno spiraglio quando di essa sia penetrato nel bagaglio culturale del sommo poeta e per suo tramite nella cultura dell'umanità. Professor Zoras ha fatto e segue il viaggio finale di Ulisse scrivendo un contributo intitolato Petrosa Itaca o Nova Terra, un viaggio di ritorno di Ulisse verso la Petrosa Itaca secondo Foscolo o una Nova Terra secondo Dante nell'Inferno 26. Zoras ricorda che per raccontare lo straordinario viaggio di Ulisse verso l'Occidente che gli costò la vita, Dante si è basato sulle opere dei due classici scrittori greci, Omero e Luciano. Nella sua commedia c'è però una contraddizione. Mentre nel quarto canto dell'Inferno, nel quindicesimo canto dell'Inferno, Dante loda la grandezza di Omero, nel ventiseiesimo tradisce il testo originale riguardo il destino dell'eroe. Secondo il poeta fiorentino, Ulisse non è ritornato alla sua Petrosa Itaca, ma ha prolungato il suo viaggio verso l'Occidente, arrivando all'isola del Purgatorio. Tra i poeti greci che si sono occupati dell'argomento ricordiamo Cavafis, Palamas, Seferis, Kazantzakis, Chrisa Damianaki, allora che ha presentato anche questo, allora su anche Kazantzakis. Foscolo, nel suo famoso sonetto a Giacinto, paragona con amarezza il ritorno di Ulisse alla Petrosa Itaca, con il suo non ritorno alla sua amata patria, registrando così un destino simile a quello del sommo poeta, che non ha mai raggiunto vivo la sua Firenze. C'è questa una presentazione analitica che scrisse Borges, presentando questo come lo specchio di Ulisse, che è lo stesso Dante. La professoressa Maria Sguridu esamina il viaggio di un mito, il volo di Ganimede verso l'Olimpo degli dei antichi, ambientato nel testo di Dante, le influenze esercitate nell'opera di Geoffrey Chaucer. Ricordiamo che secondo il mito, che avevano favoleggiato Ovidio e Virgilio nella Troade, sul monte Ida, Giove rapì Ganimede, uscito dalla compagnia dei suoi amici, lo portò in cielo perché non mancasse un piede nel consiglio degli dei. Dante, durante un sogno matutino, elevato a carattere sacro, diviene il protagonista di una scena simile perché l'aquila è piombata su di lui, trasportandolo alla sfera del fuoco. L'immagine dell'aquila volante si dimostra attraente anche per Chaucer, il poeta inglese che ha visitato Italia due volte, affascinato dalla sua tradizione letteraria, e concepisce il mito di Ganimede e lo modifica, con risultati molto interessanti nella sua opera poetica La casa di fama, House of Fame. La professoressa Rubini Dimopoulou ha fatto oggi questa presentazione che ha esaminato echi della mitologia nelle ecloghe di Dante. Per quanto riguarda me, ora, io ho fatto una presentazione, un contributo su Muse e Sirene nella commedia di Dante. Ho esaminato questa invocazione di Dante alle muse, alla virtù sacra. La sirena serena, le serene sirene, il rimprovero di Beatrice sulla cima del Purgatorio, udendo le sirene si è più forte, tutte le sopracitate caratteristiche che rispecchiano la glorificazione della donna musa dea.
Andra mi enepe, musa politropon, osmala pola. È un'implicita invocazione nel proemio dell'Iliade, in cui il poeta apostrofa la dea per chiederle il racconto dell'ira di Achille. Ma nel secondo canto, rapsodia deftere dell'Iliade, le muse fanno l'ingresso ufficiale nella letteratura greca con la seconda invocazione della Eddo alle muse. Espete nin mi muse Olimpia dhomata echuse. Ditemi adesso, o muse, che avete dimora in Olimpo, che dive siete a tutto presenti, che tutto sapete, e noi la fama udimo soltanto, ma nulla vedemo. Ditemi i prenci dei Danai, che a guerra guidavano le schiere. In questo passo emerge una caratteristica molto importante, l'oniscienza. Le muse sanno tutto e possono cantare «Iruse tate onda, tate somena, prote onda», le cose che furono e sono e saranno, secondo Esiodo. Pensare di poter cantare senza le muse, di rendersi autonomo rispetto a esse, o peggio ancora di sfidarne il potere, è premessa per una caduta certa. Ne offre l'esempio per tutti il cantore Thamiris, originario di Tracia. Un giorno lui prese a vantarsi di poter superare le muse, come se non fossero state le loro stesse a donargli la parola e la musica. Adirate per quell'oltraggio, che negava l'origine divina della parola, le fanciulle non tardarono a punirlo. Esse, adirate cieco, lo resero e il canto divino tolsero a lui, dalla cetra scordare gli fecero l'arte. Omero. Questo è il contrapasso inevitabile delle figlie della memoria mnemosine, la mutilazione che causa il silenzio o l'oblio e l'invalidità perenne di una mente che ricade nell'ottusità e diviene incapace di ricordare ciò che fu, ciò che è e che sempre sarà. Un altro esempio cui si riferisce Dante mentre invoca le sante muse e in particolare Calliope perché accompagnino il suo canto con quel suono con cui esse vinsero le Pieridi, riferimento che dimostra sempre il potere delle muse, come vedremo. Ma le muse possono versare miele sulla lingua di un re e dalla sua bocca, come afferma Esiodo, e le parole di bocca li scorgan più dolci del miele, guardano quello tutte le genti, quando esso le leggi, parte con eco e giustizia, quando egli secure fevela. Subito seda con saggia parola una risa anche grave. Aedi detentori del potere regale ed eroi, tutti coloro che le muse amano e onorano, in maniera particolare, hanno il distintivo privilegio di effondere miele, esercitando il fascino di una seduzione irresistibile. Nel proemio dell'Odissea troviamo l'invocazione alla musa. Narami l'uomo di ingegno molteplice, o musa, che tanto erò, poi che distrusse la rocca di Troia divina. E come si riferisce alla musa, Ulisse parlando e sottolineando a Demodoco, che la musa figlia di Giove ti abbia nel canto addestrato. Mirabilmente tu sai cantar degli Achei le sciagure, quanto operaron, quando patiron, soffrirono in guerra, come se stato fossi presente, o se alcuno di loro lo avesse a te narrato. Ma l'alcuno, appunto, è la musa. E tuttavia, il cantore non è solo il tramite di un passato che risorge così come è stato, insieme agli eventi, alle emozioni e agli atti che in esso si sono prodotti. La presenza del passato e anche presenza del futuro. Mi infusero in seno la voce,
divina un Dio potessi cantare il presente e il futuro, afferma Esiodo. Con questi dati si rafforza l'impressione che la musa detta la poesia e il poeta la coglie per trasmetterla al suo pubblico, il fanciullino famoso di un'altra e di un altro per parlare di Pascoli. Alla luce di tali presupposti si possono trarre due conclusioni. Prima, al di là del supporto mnemonico fornito dalle muse al poeta, è accennato che esse consacrano il poeta con il prestigio teologico e musicale, mentre contemporaneamente lo circondano con la loro simpatia se egli non è in concorrenza con esse. E secondo, l'Aedo deve la sua ispirazione alle muse. Esse gli sottopongono l'argomento del canto che è chiamato a cantare. La musa gli insegna tutti i tipi di canzoni, fino al punto di essere, una volta effettuato tutto ciò, autodidatta. Dante ora, benché poeta cristiano, usa le forme simboliche del mito greco e la divina ispirazione per essere un poeta fecondo, un autore di una grande poesia che ha bisogno del sostegno soprannaturale, come fecero Omero, Virgilio, Ovidio, Stazio. Quindi le citazioni e vocazioni alle muse sono totalmente 9 evocazioni. Il numero perfetto, 3, Casadei allora è molto molto esperto, va bene, più di me in questo settore, il numero perfetto 3 moltiplicato per se stesso, 3 per 3, è uguale a 9, uguale anche al numero delle muse. Dante in Inferno, secondo, introduce sull'esempio delle più famose epopee la protasi e l'invocazione alle muse, e a questo punto è il vero inizio della prima parte del poema, dato che prima c'è quella sorta di prologo che è il primo canto. Si tratta di un'invocazione rapida, ansiosa, trepidante. O muse, cito, o muse, o alto ingegno, o orme aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si para la tua nobilitate. Inferno 2, versi 7-9. In questo ultimo verso famoso, Dante vuol dire qui avranno campo di mostrarsi se ci sono davvero tutte quelle doti di intelligenza, di sapienza artistica, di verità che il poeta non più esordiente ritiene di possedere e che si aggiunge a un'opera che è necessario l'aiuto delle muse perché quest'opera nello stesso tempo è superba novità di arte e rivelazione superba. E inoltre le muse sono invitate a legittimare il grado assoluto di verità inerente alle sue parole e al suo conoscere. Questa allora affermazione dantesca, ciò che io vidi sulla realtà della sua visione, cioè che non è una finzione della sua fantasia, e c'è rispondenza fra cosa e parola, Dante lo farà anche in seguito, invocando ancora le muse. Cito, ma quelle donne aiutino il mio verso, che aiutarò Anfione a chiuder Tebe, sì che dal fatto il dir non sia diverso. Inferno 32, versi 10-11. Quelle donne che sono le muse, mantenendo un suggello metafisico, potranno aiutare il poeta in modo che lo stile si accordi con la materia rappresentata. Il Purgatorio si apre con un ampio proemio di 4 terzine ed è diviso secondo la tradizione classica in 2 parti. I primi 6 versi dedicati all'argomento della cantica e i 6 seguenti all'invocazione alle muse e a Calliope. Cito, ma qui la morta poesia resurga, o sante muse, poiché vostro sono, e qui Calliope, alquanto surga, seguitando il mio canto,
con quel sonno di cui le picche misere sentirò lo colpo tal che disperar perdono. Purgatorio primo, 7-12. La poesia che ha avuto finora in inferno per argomento la morte spirituale dei dannati, riviva per questo invoca le sante muse, poiché a loro ha consacrato la sua vita. Sono invocate le sante muse, in particolare Calliope, etimologicamente significa dalla bella voce, califoni in greco, cui musa della poesia epica è la massima fra le muse, perché accompagnano il suo canto con quel suono con cui esse vinsero le Pieridi, le sciagurate figlie di Piero dalla città di Pella in Macedonia, poi trasformate in gazze, e così avvertirono la superiorità o tal punto che disperarono di sottrarsi alla punizione che le attendeva. Quindi tutta questa, non ho il tempo necessario, però solo per finire questo, tutta questa allora invocazione che Dante invoca le muse, ogni invocazione che fece, che scrisse, assume un significato particolare all'interno dell'opera. In molte occasioni Dante si confronta al problema dell'ineffabilità di certi fenomeni soprannaturali e perché non riesce ad esprimerli con parole adeguate, invoca le muse per aiutarlo. Quindi esiste una retorica dell'invocazione per dare forza e peso alle parole. Gli esempi di invocazione presenti nella commedia sono modellati su antecedenti classici. L'invocazione delle muse nell'opera di Dante non corrisponde solamente a un desiderio di emulazione dei poeti antichi. In Dante l'invocazione è una categoria a sé stante che assume un significante autonomo nel quadro della ricerca poetica e acquisisce tutto il suo valore nella commedia. Dante, quando si rivolge alle muse, intende in effetti chiamare a sé la divina ispirazione, fecondatrice della scienza poetica, e vuol superare ogni ostacolo o descrivere qualcosa soprannaturale. Le invocazioni sono infatti in scala: le muse per l'inferno, con un'invocazione generica, le muse Calliope, in particolare musa della poesia epica all'inizio del Purgatorio, e Apollo, mitologico dio protettore della poesia e dei poeti, e le muse per il paradiso, invocazione massima per la massima difficoltà della narrazione. Il lettore capisce subito che quello che leggerà viene direttamente da Dio. Il viaggio di Dante è infatti di impostazione cristiana, ma il poeta invoca le muse perché sotto i nomi di divinità pagane vede allegoricamente delle figure divine cristiane. Le muse per Dante sono quindi l'ispirazione poetica data da Dio. Nel Purgatorio i primi 6 versi, come ho detto, sono dedicati all'argomento del poema, in questo caso della cantica, e i 6 seguenti dell'invocazione alle muse e a Calliope, perché accompagnano il suo canto. Dante, chiedendo l'aiuto delle muse, sa bene che se l'eccellenza della sua poesia verrà premiata dagli uomini con la corona da loro, Dafni, il merito non è suo, ma della materia e della divinità che lo ha sorretto. Per quanto riguarda le sirene, perché non ho il tempo di presentare anche questo, solo la conclusione. Per Dante le sirene erano le lusinghe dei falsi beni, e ciò che Dante deve confessare e pentirsi prima di poter attraversare il fiume Lette, Lisi, e ottenere la soluzione. Cito: «Tuttavia, perché no vergogna porte del tuo errore, e perché altra volta, udendo le sirene, si è più forte?» Dante ha bisogno di una assoluzione per purificare la sua visione prima di poter ascendere alla divina rivelazione del paradiso. Il confronto con Beatrice
serve da antidoto per resistere al canto delle sirene, canto che fa sconvolgere, disorienta rispetto alla diritta via, la vita di Dante, prima del suo pellegrinaggio attraverso i mondi dell'invisibile, era una vita intossicata dalle ninfe, distratta dalle tentazioni della Dea Musa. La sirena di Purgatorio 19 è una delle figure primarie la cui canzone scompone il poeta in un momento di riverenza che incarna un intrappolamento di mobilitazione più unico e pericoloso nell'ambito della poesia. La trasformazione, concludo, è così estrema che Dante si ferma sulla sirena, incapace di spostare il suo sguardo. Con pena da lei avrei mio intento rivolto. L'azione che scatena questa trasformazione è il suo sguardo, il potere del suo sguardo di compiere questa impresa, come il mito dimostra che l'esotismo femminile dipende dall'osservatore maschile. L'invocazione di Dante alle muse, alla virtù sacra, la serena sirena, le serene sirene, il rimprovero di Beatrice sulla cima di Purgatorio, tutte le sopracitate caratteristiche rispecchiano la glorificazione della donna, musa, dea, Beatrice. Grazie. Ringraziamo il professor Zolkas, veramente molto molto interessante. Diamo la parola alla professoressa Silvia Zoppi dell'Università di Napoli, Suor Orsola Benincasa. Grazie, buonasera. In quest'ultimo mese di settembre, alcuni pomeriggi li ho passati su YouTube a vedere i vari panel del congresso internazionale Dante e la Grecia. E li ho visti tutti, l'ultimo a Nicosia due pomeriggi fa, stamattina poi tutti insieme qui. Li ho visti, è stato un grande arricchimento e li ho visti anche nella prospettiva di venire qui oggi a dirvi qualcosa e ho preparato appunto, avendo visto e poi avendo fatto oggi un rapido, molto gradevole ripasso, a dire appunto quello che mi ha, diciamo, sollecitato. Mi ha sollecitato qualche cosa che già mi frullava per la testa da qualche tempo e che mi ha aiutato a dargli non certo concretezza, perché sembra quasi un'utopia quella che ora mi appresto a leggere, però a dargli un abbozzo, diciamo. In una raccolta di poesie e prose intitolata Il mito, a cura dell'amico Fabio Dainotti, presidente onorario della Lettura Dantis Metelliana, Marco Galdi, che ringrazio per l'invito insieme a Irene Chirico e alla dottoressa Anna Mondavio, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura qui ad Atene, Marco Galdi, dicevo, tratteggia il suggestivo mito di Europa. Lei, la Vergine Europa, la figlia del re, attratta fatalmente perché il destino si compisse. Nessuno più la vide. Il mito racconta che salita in groppa all'animale, afferrate le sue corna come in un amplesso che di due corpi ne fa uno solo, Europa attraversasse il mare verso Occidente, dove fu madre a Creta di nuove civiltà.
Il poderoso progetto e la sua realizzazione, ancora non completata, intitolato Dante e la Grecia, nel vedere la virtuosa collaborazione di prestigiose istituzioni greche, cipriote e italiane e di un illuminato editore fiorentino che opera ad Atene, ravviva la missione fatale, fatale nel senso provvidenziale, come lo usava Dante, della Vergine e poi Regina Europa, ponendo la letteratura quale guida e sostanza del nostro essere cittadini di un continente comune, antico nelle origini, ancora fragile come unione di stati membri. Perché può assumere un senso decisivo porre la letteratura e l'esempio di Dante a sostegno di un desiderato avanzamento sociopolitico del nostro continente? Perché nel Medioevo cristiano si affermano ordinamenti giuridici e statuali, valori estetici e morali, ereditati dalla classicità e rimeditati con risultati di rilievo. L'Europa moderna nasce con il contributo di Dante e poi di Petrarca, uomini impegnati nelle lettere e attivi nella politica. La loro grandezza è stata quella di considerarsi ognuno in modo autonomo e originale, nani, sulle spalle di una civiltà gigantesca, usando appunto la nota metafora del Metallogicon di John of Salisbury, civiltà della quale ci hanno trasmesso, riscrivendola, una sapienza ancora oggi ineludibile. Ciascuna delle sei sessioni del Congresso internazionale Dante e la Grecia ha approfondito particolari aspetti dell'influenza esercitata dalla cultura ellenica sul sommo poeta. Attraverso la letteratura, studiose e studiosi hanno parlato con erudizione e passione di geometria, di astronomia, di fisica, di arte, inoltre di teologia, filosofia, diritto, ma è anche stata sottolineata l'impronta che Dante ha lasciato nella tradizione europea successiva e da quest'ultima riverberata sulla Grecia moderna. Credo, dopo aver ascoltato i diversi panel del congresso, che ci si debba sentire eredi di Giambattista Vico e di Francesco Mario Pagano, i quali hanno considerato la poesia e il mito fattori conoscitivi dello spirito e rivelatori di storia. Pagano, autore del progetto di Costituzione della Repubblica Napoletana del 1799 e poi martire della successiva rivoluzione, nella sua opera maggiore intitolata Saggi politici, si affida alla testimonianza dei poeti, da Omero a Esiodo, ai tragici, per giungere ai latini e agli scrittori in volgare, per trarne significati esemplari. Analizza e interpreta le fonti letterarie con metodo filologico, ricerca attraverso l'analisi dei miti le più remote forme giudiziarie pubbliche, ne evidenzia l'evoluzione. Adopera la comparazione tanto geografica che temporale, comprende che educazione e governo, codici e costumi dipendono da una ininterrotta azione reciproca. La Commissione europea promuove da anni uno spazio di istruzione europeo. Tra le sue finalità pone l'incoraggiamento della mobilità transfrontaliera, l'offerta di una migliore formazione scolastica e universitaria, la volontà di rafforzare il senso di identità europea e la consapevolezza del patrimonio culturale.
Con la recente risoluzione del Consiglio per costituire uno spazio europeo dell'istruzione 2021-2030 sono stati indicati gli obiettivi attraverso 5 priorità strategiche. La prima, migliorare la qualità, equità, inclusione e il successo per tutti nell'istruzione e nella formazione. La seconda, rendere una realtà per ogni persona la formazione continua e la mobilità. La terza, migliorare le competenze e le motivazioni nella professione educativa. Quattro, rafforzare l'istruzione superiore europea. 5. Sostenere la transizione verde e digitale nell'istruzione e nella formazione. Ognuno di questi punti è approfondito e per ciascuno sono indicate azioni da intraprendere. Soffermiamoci sulla prima e sulla quarta priorità. La prima invoca il miglioramento della qualità, equità, inclusione e il successo per tutti nell'istruzione e nella formazione. Grazie. E tra le questioni e azioni concrete per raggiungerla, chiede di portare una prospettiva europea nell'istruzione e nella formazione, fornendo fornendo agli studenti una visione di ciò che l'Europa e in generale e l'Unione in particolare significano nella loro vita quotidiana. Inoltre auspica di sviluppare tra i giovani una condotta etica e migliorare il pensiero critico, insieme all'alfabetizzazione digitale e mediatica. La quarta priorità è relativa al potenziamento dell'istruzione superiore europea. Si vuole che nel prossimo decennio gli istituti di istruzione superiore trovino nuove e più profonde forme di cooperazione. In particolare creando alleanze transnazionali, mettendo in comune le proprie conoscenze e risorse e generando maggiori opportunità per la mobilità e la partecipazione di studenti e personale, nonché per promuovere la ricerca e l'innovazione anche attraverso il lancio completo dell'iniziativa Università Europee. Se tali aspetti sono centrali nel quadro strategico al fine di realizzare lo spazio europeo dell'istruzione, che si profila luogo per combattere con le armi della bellezza e della sapienza il populismo e la xenofobia, il rischio della radicalizzazione violenta rafforzando il senso di appartenenza comune, l'esperienza maturata in questi 2 anni drammatici da prestigiose istituzioni italiane, greche e cipriote con il Congresso internazionale Dante e la Grecia rappresenta un virtuoso risultato da cui partire. Le tappe successive potrebbero essere la proposta di istituire come materia curriculare in tutti i licei degli Stati membri studi europei e l'insegnamento in lingua italiana di questa disciplina. Considerato che la Commissione europea collabora con i governi nazionali per raggiungere un obiettivo ambizioso, tutti i cittadini dovrebbero imparare almeno 2 lingue straniere oltre la propria in età precoce e prospetta proprio l'insegnamento nelle scuole di 2 lingue straniere oltre alla lingua di base di insegnamento. L'augurio
e quindi che il sodalizio, rafforzatosi in questi due anni tra Grecia, Cipro e Italia, possa rappresentare il faro, come le due culture esigono che sia, per il progresso civile e politico della nostra Europa. Grazie. Allora, qui in programma c'è il professor Erasmus Zoras, che però il professor Zorkas ha detto che non può essere tra noi, non avremo il piacere di sentirlo, quindi è il turno del professor Galdi di farci i saluti conclusivi. Grazie. Se pensavate durante i lavori di questo convegno che fossi distratto con il cellulare, devo, come dire, smentire questo cattivo pensiero. Semplicemente, non disponendo di una penna, ho preso gli appunti di quanto veniva detto. Questo lo dico anche come scusa da parte mia postuma, ove abbia dato l'impressione della distrazione. Però era necessario per me appuntare quanto stavate dicendo, in quanto le sollecitazioni sono state molteplici e peraltro le mie competenze di giurista più che di letterato certamente non mi consentirebbero e non mi consentono di tenere una conclusione tipica che ripercorra le tante cose che avete detto, adeguata al livello dei vostri interventi. Piuttosto è un saluto conclusivo, come giustamente diceva il nostro moderatore, e poi il saluto finale della giornata ce lo darà la dottoressa Mondavio, che è stata straordinaria padrona di casa questa sera nella Dante Night. Però qualche battuta su quanto ascoltato oggi dovete consentirmela. Dante riceve e trasmette una eco della Grecia. Come fa l'eco che passa di colle in colle, che magari arriva ad una valle e prosegue? Ci ha ricordato Francesca Meyer che il rapporto con la grecità è mediato e che per la via romana passa la cultura greca. E questo suono, questa eco, rimbalza attraverso la latinità, ma anche attraverso il mondo arabo, ma anche attraverso il mondo bizantino, ce l'ha ricordato Paolo Cesaretti. E quello che arriva e rimbalza, ovviamente trasfigurato, perché in questi rimbalzi di voci poi insomma c'è una trasformazione, ovviamente, c'è un utilizzo in qualche modo di ciò che passa, ovviamente è tutta la cultura classica, a partire dai miti, le muse, ce ne hanno parlato la professoressa Rubini Dimopoulou e il caro amico e collega Yannis Tsourkas. Anche perché il mito, appunto, ha un ruolo paradigmatico che consente a chi lo utilizza di in qualche modo di piegarlo alle esigenze dei suoi tempi. Ed è il ruolo paradigmatico a cui si è riferita anche la collega Silvia Zoppi, che peraltro ringrazio particolarmente per aver ripescato un racconto che ho scritto qualche anno fa su sollecitazione dell'amico Fabio Dainotti, quasi per gioco, e che in vero mai avrei pensato potesse essere poi citato in un consesso così qualificato. La Grecia ci arriva tramite Bisanzio, ci diceva Paolo Cesaretti, e le domande che Dante si pone sono quelle che si è posta la cultura bizantina, per cui questa mediazione, appunto, è una mediazione lunga, durata secoli e giunta fino a noi. Ma questa eco lontana che rimbalza, questa eco della Grecia
Sembrerebbe dall'intervento di Alberto Casadei che addirittura simbolicamente sia più forte della voce forte, strutturata di Roma. Dante ebbe due vocazioni principali, la poesia e prima ancora la politica. O forse prima la poesia e poi la politica, se è vero che nei libri di Firenze si trascrive come appartenente alla corporazione degli speziali, ma scrive Dante Alighieri, virgola, poeta. Quindi si qualifica, la poesia in qualche modo lo identifica come persona, ma certamente la politica fu parte fondamentale della sua esistenza. C'era in qualche modo questa dimensione politica di Dante, noi la riviviamo nei momenti di trasformazione delle realtà sociali e politiche, ce l'ho ricordato Angelo Romano riprendendo il panel Dante e le identità nazionali con riferimento alla cultura risorgimentale di Dante. E però, se queste sono le due principali vocazioni di Dante, la politica e la poesia, quanto alla poesia, la palma di poeta sovrano non va a Virgilio, che pure Dante sceglie come sua guida, ma va ad Omero. E quindi c'è un riconoscimento di primazia in qualche modo della cultura greca, che quindi è una, come dire, questa eco arriva prepotente dalla Grecia, come forte, profonda, antica è la voce di Omero. E così la grecità, come crogiolo di virtù naturali, più volte emerge anche nel poema, e non è un caso che tanti si soffermino anche questa sera, molti di voi lo hanno fatto, sulla figura di Ulisse. Ulisse, che certamente è collocato nell'inferno, che certamente è stato un consigliere fraudolento, ma che in qualche modo, come spesso accade, riceve tutta, come dire, l'attenzione, l'ammirazione di Dante. Dante fa trasparire molto questo, come quando vede Paolo e Francesca e di fronte al racconto di questo amore tragico ma intenso partecipa al punto di venir meno, di svenire. Qui si capisce che in fondo, nonostante la condanna morale che c'è però la condivisione della vicenda umana di Paolo e Francesca, così Dante certamente si identifica esso stesso in Ulisse. Ed è questa una, credo che in qualche modo, quando Dante dice una frase che è stata più di una volta questa sera citata, una delle più belle, indubbiamente, della Divina Commedia, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, lì è Dante che parla. Perché l'idea che la felicità dell'uomo si raggiunga attraverso la cultura è una idea fortemente dantesca, come era un'idea fortemente aristotelica. Se noi andiamo a leggere tutto Aristotele, ma in particolare la politica, si capisce particolarmente che l'eudaimonia è il frutto della cultura, della conoscenza. E quindi, Ulisse che va alla ricerca, che sprona i suoi vecchi compagni a perseguire la via della virtù e della conoscenza, è profondamente greco, è profondamente dantesco, ed è una vetta dell'umanità in qualche modo, anche se non può arrivare al paradiso, ci prova, perché se avesse raggiunto la montagna sacra, poi scalandola alla vetta trovava l'Eden, ma non può arrivarci perché manca la rivelazione. È come se la grecità avesse raggiunto quasi l'obiettivo, quasi la somma, la sommità delle vette da raggiungere, ma poi probabilmente gli è mancata qualcosa. Per Dante, evidentemente, la
rivelazione. Però nella poesia Omero è il poeta sommo, nella ricerca della verità, della conoscenza, Ulisse è il personaggio che rappresenta la sfida ultima, anche, come dire, coraggiosa agli estremi dell'oltraggio alla divinità, ma comunque la sfida ultima che potenzialmente avvicina al paradiso. Ecco, forse è l'unico contesto dove la grecità sembra in qualche modo superata, e quindi questa eco in qualche modo si è andata smorzando, sembra essere proprio la politica. La politica che per Dante, come dire, non desta perplessità, dubbi. Vi è stata una traslazio imperi, agrecos ad ad francos, quindi ormai dall'Ottocento c'è stato il passaggio della corona imperiale all'impero. Lo so, ovviamente vedo Cesaretti che dissente e condivido, ma è la concezione di Dante. Peraltro lo dice, appunto, Cesaretti che dissente ce lo ha detto, lo dice proprio mentre l'ideale imperiale in Europa falliva con il fallimento, cioè la discesa del Rigo in Italia, e nel frattempo si stava tramontando anche a Bisanzio. Però Dante immagina che la Roma, la nuova Roma, possa essere in qualche modo il luogo del riscatto politico della umanità, e dunque non la Grecia. Attenzione, anche qui Dante ha teorizzato che la Grecia è quella che è arrivata più vicina alla palma del monarcato. Ce lo dice nella sua Monarchia, quando a un certo punto dice, esaminando la storia e il susseguirsi degli imperi, la Grecia, Alessandro, che forse greco fino in fondo non fu, ma che certamente rappresenta in qualche modo l'esplosione della grecità nell'ellenismo, Alessandro è colui che più di ogni altro, ci dice Dante, si avvicina alla palma del monarcato, come Ulisse, che più di ogni altro si avvicina al paradiso senza poterlo raggiungere, perché non era questo il progetto di Dio, perché Dio si era incarnato, perché la romanità rappresentava il tempo perfetto in cui la redenzione dell'umanità doveva compiersi. Eppure, nonostante questo, permettetemi di concludere, ho finito perché immagino che state un po' stanchi, lo siamo tutti, ma come dire, stanchi ma contenti. Ricordo quando scrivevamo i temi all'elementare, no? Si finiva il tema, stanchi ma felici di questa giornata impegnativa e proficua. Eppure, anche quando sembra che vinca la romanità, una romanità ormai, come dire, forse solo rimasta nella mente di Dante, perché altrove non c'era più, c'erano gli stati nazionali, c'era la fine dell'impero del Bisanzio, anche allora in realtà è la Grecia che vince. Permettetemi di dirlo da presidente della società filellenica, ma è la Grecia che vince. Proprio in questa sala, grazie sempre alla nostra socia onoraria, Anna, ormai posso dirlo, e Dimitris ricorderà, perché poi commentammo, mi ascoltò, nel giugno del 2019 tenne una conferenza su Dante, Aristotele e il governo ideale, nella quale provai a dimostrare come ci fosse un parallelismo stringente nel pensiero politico di Dante rispetto al peribasileias di Aristotele. Di Aristotele, non di Aristotele, è discusso oggi, come dire, il grande studioso Luciano Canfora lo considera aristotelico, e già questo ovviamente con molta più autorevolezza di quanta ne possa godere io, ci consente almeno di ragionare in questi termini. Ebbene, in questo parallelismo fra il peribasileias, la lettera scritta da Aristotele ad Alessandro, il suo allievo, il suo pupillo, c'è anche questa idea di fondo
che è rivoluzionaria per lo stesso Aristotele, che la pace si può raggiungere attraverso la legge posta dall'impero. Nella politica Aristotele non dice questo, Aristotele dice che nella politica che la pace nella polis, quindi nella dimensione della città, non in quella dell'impero, nella polis si raggiunge attraverso la costituzione mista e quindi attraverso la pluralità di classi sociali che si bilanciano, soprattutto attraverso la funzione della classe media. A quanto dovrebbero gli economisti di oggi rileggere Aristotele, cercare un po' di dare fiato a questa classe media, come dire, ormai esanime e schiacciata da tutte le crisi che si susseguono. Però Aristotele sembra, nel Peri Basileias, abbandonare questa idea della costituzione mista e cercare, puntare sul primato della legge posta dall'imperatore e quindi da Alessandro, conquistatore del mondo, come grande opportunità per la pace. Perché? Perché attraverso la pace ciascuno avrebbe potuto dedicarsi alla conoscenza e quindi raggiungere la felicità. E Dante Alighieri, quando pensa all'impero romano, pensa all'imperatore che opera attraverso le leggi, è un'idea in questo fortemente aristotelica. E quindi paradossalmente, al di là della contingenza, sì, aveva preso una svista, Roma era finita, l'impero germanico era in crisi, Bisanzio era al tramonto, ma l'idea di fondo che, cioè, la pace universale potesse raggiungersi attraverso la legge, Dante l'aveva ed era un'idea greca. Era un'idea greca. Ed è l'idea di uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi, che scrive di pace perpetua, di Immanuel Kant. Ed è l'idea di Hans Kelsen, forse il più grande giurista del secolo scorso, in assoluto uno dei più grandi giuristi di tutti i tempi. Ed è l'idea di Habermas. Cioè, sto parlando di persone che hanno scritto negli ultimi 100 anni, i primi, ovviamente Kant un po' prima, che ancora oggi intravedono nel ruolo della legge, di una legge applicata ovunque, garantita ovunque, nel mondo, l'opportunità per la giustizia e la pace, cioè per creare condizioni di equità e per garantire a tutti la pace, certo. E quindi c'è una vittoria finale della Grecia, e di questo siamo contenti, ovviamente, ma lo sapevamo già, perché intanto la Grecia viaggia sempre, come un grande poeta, nostro poeta, ci ha insegnato. La Grecia ha viaggiato attraverso le vie di Roma, ci ha ricordato Franziska, ha viaggiato attraverso sulla sella di Bisanzio, ci ha ricordato Paolo, ha viaggiato come eco anche attraverso Dante Alighieri, ha dato tanto all'umanità, potrà ancora darlo. Credo che in questo punto di approdo, che è un approdo che rilanciamo alle successive tavole rotonde che terremo a Bari, a Salerno, a Milano, a Ravenna, però con questo punto di approdo già ce ne andiamo soddisfatti, perché credo che la scommessa iniziale, che è stata da qualcuno richiamata e dalla quale siamo partiti, sia stata vinta. Grazie a tutti, ci vediamo più tardi con Anna per la Dante Night, e veramente grazie di tutto quello che avete fatto per il nostro progetto. Marco, siamo arrivati alla fine di questa giornata intensa e proficua di scambi, di pensieri e di riflessioni per il nostro sommo poeta, e quindi credo che tutti siamo soddisfatti, ed è per questo che, salutandovi temporaneamente, vi invito a tornare questa sera per un evento conviviale, per un evento veramente un po' prezioso, un po' raro,
che ci permetterà di vedere un'interpretazione dell'Inferno di Dante che risale addirittura al 1911, però una versione più moderna, perché avremo un accompagnamento musicale, un arrangiamento moderno con sassofono e live electronics, quindi avremo 100 anni dopo la musica che accompagna l'Inferno di Dante. Grazie a tutti per la pazienza, per la partecipazione e con la collaborazione, grazie soprattutto a Marco e a tutti quanti, e vi aspetto questa sera. Grazie ancora. Mm.